Amiche ed amici, collezioniste e collezionisti, benvenuti, buona domenica. Siamo con Margherita in studio, Vania in camera, il direttore, e siamo con voi dalle 17 fino alle 21 per viaggiare, come sempre, insieme nell'affascinante mondo dell'arte antica. La nostra selezione di opere pittoriche, scultoree e arredi ci porterà, come ogni domenica, tutto l'anno, lungo il percorso della nostra storia. Iniziamo tra l'altro la trasmissione da una affascinante preromantica immagine della Valle di Paestum con i templi di Era e di Atena che vediamo in primo piano, uno dei soggetti prediletti dal Grand Tour, svolto con somma attenzione ai dati illuministici e a quelli che in primo piano ci conducono su questi armenti al pascolo. Iniziamo proprio da questa immagine per augurarvi una buona domenica. È un dipinto del XIX secolo, 108x161 è la misura con la cornice. Tra l'altro estremamente rara è la conservazione del primo dei due templi, quello di Atena che vediamo qui a destra, perché pensate è l'unico tempio della Magna Grecia, e qui siamo intorno al VI-V secolo avanti Cristo, che ci si è aggiunto con tutto il colonnato perittero intatto. Lo vedete qui davanti ai vostri occhi. Amici di tutta Italia, questo è un dipinto, e saluto dicendo tutta Italia dal Veneto alla Sicilia, passando dal Piemonte alla Puglia. È un quadro che rappresenta la nostra civiltà. La nostra civiltà si fonda sulla cultura naturalmente romana, che a sua volta riprende quella greca, e questi due templi sono due straordinarie vestigie proprio di quell'epoca. Tempio di Atena, Tempio di Era, poi è la misura qui eccezionale perché voglio che possano apprezzare le sfumature di rosa nel cielo, questa luce che sembra quasi tratta in plein air. Qui abbiamo una cultura ottocentesca che si rifà naturalmente a quelle scoperte che a Parigi negli anni, nella seconda metà dell'Ottocento, ma anche in Italia con la macchia e quant'altro, avevano portato i pittori a dipingere secondo queste caratteristiche. Siamo in diretta, siamo pronti per una grande trasmissione, per cui allacciate le cinture di sicurezza. Il dipinto, che è una delle novità della serata, è presentato a 8.500 euro. Saluto l'amica Valeria da Milano, subito, che ci sta seguendo e che è stata stamattina in galleria, stamattina una grande mattina internazionale nella nostra galleria, e abbiamo cominciato come sempre cercando di proporre il meglio delle nostre ricerche. Trasmissione che si arricchisce di due paesaggi veneti, in questo caso la cerchia è quella di Marco Ricci, luminosi, ci porteranno a conoscere questo pittore amato non solo in Italia ma anche in Inghilterra, dove si recherà due volte. È un pendant della sua bottega, pensate, a soltanto 3.800 euro. Siamo, lo dica lei Marghe quando si parte, salutiamo la nostra Margherita, per cui 1, 2, 3. Benvenuti amiche ed amici, collezioniste e collezionisti, siamo su Instagram, su Facebook, soprattutto sul sito www.arsantiquasrl.com. Per darvi il meglio delle nostre ricerche, seguiteci tra le 17 e le 21, saremo in diretta per darvi il meglio del nostro amore per l'arte, per le nostre ricerche. Saluto tutti quelli che ci seguono, fino alle 21, 02 29 52 90 57 è il numero da comporre per chiamarci in diretta e portare in collezione una o più di una delle nostre meraviglie. Per cui avete immediatamente percepito la ricchezza del nostro palinsesto, a cominciare dal numero 1, dove abbiamo una coppia di nature morte, una pittrice piemontese, Gilli, molto delicata e vedremo vicina a quelle che sono le consuetudini della pittura francesizzante. Margherita, se mi può dare poi il preziario, io do subito i prezzi perché tra circa 30 minuti ci sarà una grande novità. Ars Antiqua nei prossimi giorni sarà impegnata su molti, molti fronti. Oltre, grazie
alla trasmissione televisiva. Avremo modo di aspettarvi a partire dalla settimana successiva, dal giorno 7, sarà un mercoledì sera l'inaugurazione, e poi dall'8 mercoledì fino alla domenica, alla 12, per cui ad Amar, la mostra degli antiquari milanesi. Saremo con un grande stand, una mostra nella quale abbiamo creduto moltissimo, anzi siamo stati tra i promotori del ritorno dell'alto antiquariato a Milano. Vi dicevo Amart, ma nel contempo, collezionisti, qui vi vorrei davvero presenti per quanto possibile, più numerosi. Il giorno 9 sarà un giovedì, vi aspetteremo per l'inaugurazione di una grande mostra all'interno degli nostri spazi del 55 del 57 dello showroom di Via Pisacane a Milano, la mostra dedicata agli animali nell'arte, dall'antico al contemporaneo. Un viaggio che ci porterà attraverso 4-5 sezioni a scoprire i nostri amici, con i quali, devo dire, coloro che come voi e come noi amano l'arte hanno un rapporto privilegiato. Ci capita di venire in molte collezioni, saluto un amico Corrado dal quale sono stato l'altro giorno, ed osservare come siano molti gli amici. E qui guardate, mi sono soffermato proprio con un dipinto con due cagnolini che potrebbe certamente far parte della nostra rassegna tematica sui cani, ma ci saranno poi anche i cavalli, i volatili, gli animali esotici e le cacciagioni. Qui purtroppo riflette molto male la luce, se si riesce a prenderlo forse da sinistra o da destra, purtroppo forse è proprio il riflesso, con questa scena fiamminga, bella dimensione del XVII secolo, che presentiamo questa sera. È il numero 5, vi dico subito anche la richiesta economica del Land Breaker, a 7.000 euro, 95x100, 34 la misura. Vi dicevo, tra pochi minuti, circa tra mezz'ora, dopo la panoramica iniziale, nel quale vi invito naturalmente a confermare per primi, perché poi so che molti di voi sono attentissimi sin dall'inizio, ebbene che sia così. Dopodiché andremo al museo Palazzo Martinengo a Brescia, dove abbiamo incontrato il direttore, dottor Davide Dotti, curatore di una grande mostra dedicata proprio agli animali nell'arte, una rassegna che vi invito a visitare sino al 9 di giugno, straordinaria per ricchezza di contenuti, di inediti, di scoperte. Il dottor Dotti ci porterà per mezz'ora, 20 minuti quest'oggi e per le successive due domeniche, proprio in preparazione alla mostra degli animali, a visitarne la mostra. Ma iniziamo a dare tutte le caratteristiche della nostra trasmissione. Al numero 1 abbiamo detto la coppia di nature morte con vasi e giardini attribuiti a Caterina Gilli, questa pittrice piemontese, tra il 1729 e il 1751, a 5.500 euro per la coppia. Poi un Michele Cascella da Urlo, è intitolata Pasqua dell'anno santo, è del 1933, è un olio su tavola. Qui abbiamo addirittura la presenza alla Biennale di Venezia, abbiamo moltissime informazioni su questo grande quadro di uno dei più bravi pittori del XX secolo nella resa dei paesaggi. Poi un compianto su Cristo morto, qui non capisco perché ancora sia a parete, siamo in Emilia, il maestro qui presente Tiazzi, la richiesta economica 2.800 euro per un gioiellino in terracotta policroma. Poi il Comò che vedete del 700, Luigi XV a 1.900 euro. Poi la Venere italica, qui amici sono stato al palazzo di Yusupov, uno dei più grandi collezionisti russi di tutti i tempi, proprio qualche giorno fa, e dal vero ho osservato una statua analoga alla nostra, tratta dal modello di Canova, non è Canova, anche se in quella collezione russa del palazzo di Yusupov si trovavano due straordinarie opere canoviali, tra le quali l'Amore Psiche, che oggi si trova all'Eremitage. E in quel corridoio Yusupov aveva collocato proprio una Venere italica. Questa è la Venere che Canova scolpì
allorquando la Venere in Medici venne portata trafugata da Napoleone al Louvre, Canova ne trasse una coppia, cioè una derivazione, straordinariamente celebrata dalle fonti, soprattutto la letteratura che individuava Foscolo individuava nella scultura di Canova quel passaggio superiore agli antichi, perché se gli antichi hanno una bellezza ideale, classica, secondo i canoni estetici puri ed ideali, Canova sa associare ai medesimi la carne, la natura, la bellezza, è classico e moderno. Ed ecco allora, guardate nella sua compiutezza la nostra Venere in marmo del XIX secolo, ve lo faremo poi vedere durante il pomeriggio il riferimento a quella del Palazzo Russo, la richiesta economica per la nostra Venere, che misura, pensate, più di 1,106 m, qui si ostinano a volerla presentare, scusate, sempre un po' girata, ma la sua bellezza è naturalmente anche relativa al volto, per cui io la presenterei così, guardate il movimento. Signori, le Veneri sono i soggetti in marmo più ricercati, più richiesti, a 6.500 euro soltanto. Poi, a proseguire, abbiamo la Maddalena Penitente, che abbiamo individuato e lo mostreremo con un riferimento molto calzante ad un maestro dell'Italia centrale, Scipione Pulzone. 4.500 euro, ha una cornice del XIX secolo che ne vale almeno 1.500. A 4.500, qui torneremo, qui vi vorrò presenti, manderemo le immagini di Pulzone, questo maestro della fine del Cinquecento, così vicino alla Controriforma, così memore degli esempi tutti veneto-lombardi di questi drappeggi, ma ugualmente immerso in un paesaggio affascinante che vediamo alle spalle della protagonista lungo questa direttrice con il sepolcro dischiuso e con la pisside degli unguenti. A seguire poi avremo Alessio De Marchis, il fiammingo Verbrecken che vi ho presentato prima, questo altro putto numero 6 a 3.800 euro, è un olio su tavola, anche qui soggetto amabilissimo. Poi la scultura linea, questa sera si arricchisce di importanti novità, al numero 7 abbiamo San Giovanni Evangelista, 1.900 euro è la richiesta, è un pannello ad alto rilievo policromo con tutta l'iconografia del nostro San Giovanni, dall'aquilotto ai panneggi mossi. Guardate, bella anche l'idea del fregio, per poi passare invece alla Pietà, ancora quattrocentesca. Il soggetto è quello del Vesperpild, ovvero il corpo del Cristo deposto dalla croce, disteso sulle gambe di Maria, alta 57 centimetri, la richiesta economica soltanto di 4.600 euro. Una scultura che ti invito a confermare, io ne ho vista una in una casa a Bergamo qualche mese fa, Margherita, la richiesta era di 15.000 euro. Io a 4.600 ve ne propongo una analoga, per cui una grande opportunità. Andiamo a vederla, 4.600 euro. Per la nostra Pietà in legno che vi stiamo presentando. Due retaggi, quello gotico e allora i panneggi falcati con questa sfaccettatura molto netta, con tra l'altro il volto, vedete, incorniciato da questo velo che con un disegno molto dolce scende lungo il corpo di Maria, il sorriso appena pronunciato, scultura d'alta epoca, molto molto affascinante. Poi la sezione delle sculture si arricchisce anche del Cristo nell'orto del Getsemani, nel numero 8.
Poi terracotta, XVIII secolo, qui siamo in Emilia. E poi nelle novità, amici, vi voglio presenti. Attribuito a Polidoro da Lanciano, detto Polidoro Veneto, questa tavola, tolta da una casa l'altro giorno, è ancora da restaurare, per cui abbiamo voluto lasciarla così con queste mancanze. E parlare di restauro vuol dire entrare in una teoria anche di concetto, e qui vedete si tratta di decidere se fare restauro conservativo o integrativo. Noi vi abbiamo mostrato l'opera così come è stata acquisita in questa casa lodigiana a 7.500 euro, uno dei grandi maestri della pittura veneziana della seconda metà del Cinquecento. Ieri avevamo anche un professore di storia dell'arte che era qui a vedere il dipinto. Abbiamo trovato molti riferimenti, ve li faremo vedere dalla regia. Sì? Allora, questa pietà io vorrei venisse confermata da una grande collezionista, perché è una scultura straordinaria. Sono rarissime da trovare, io veramente ne trovo pochissime. Questa è in uno stato di conservazione eccellente anche dal punto di vista policromo. Guardate le mani del Cristo con le stigme e le stigmate e le tracce di sangue sul costato, sui palmi delle mani. Bellissimo il panneggio scolpito a più livelli relativi al perizoma del Cristo. Ve lo faccio vedere anche sul retro, guardate tutto il retro, vedete scolpito, guardate che bella ancora l'intaglio, così netto, così secco. Poi ha un antico ferro che probabilmente la teneva bloccata, bella davanti e sul retro. Tra l'altro ci consente di vedere il legno, vedete la preparazione e la stesura policroma che presenta, tra l'altro, una dimensione favolosa. La potete collocare su un arredo, su un mobile. Guardate anche il volto di Maria con una particolarità iconografica incredibile, che è quello del velo che Maria impugna e che si sta per portare al volto per asciugarsi le lacrime. Parlare di arte antica vuol dire parlare di religione, vuol dire parlare di stile, vuol dire parlare di tecnica, ma consentitemi, amici, vuol dire parlare di artisti che hanno avuto un'idea, la cosiddetta inventio dei latini. E l'idea di questa Vergine che sostiene il velo per asciugarsi le lacrime è di una rarità assoluta. È una scultura favolosa, lo ripeto, siamo in area alpina sul finire del 400. Quando a Roma Michelangelo scolpiva quella straordinaria pietà che tutti conosciamo in Basilica Vaticana a destra, Madonna col bambino, attraversando le Alpi, uno scultore alto veneto, qui possiamo essere appunto sul versante italiano o già su quello germanico, dava con grande forza di intaglio, con grande vigore anche drammatico. Guardate questo colpo, questa testa di Cristo ormai senza forza, esanime, che è sostenuta dalla mano di Maria, dava prova di grande virtuosismo attraverso questa maestà. Lo ripeto, in Germania il Venerdì Santo è il giorno del Vesperpil, cioè della pietà. A 4.600 euro. In quella collezione di Bergamo mi hanno chiesto 15.000 euro e non era così bella. Poi proseguiamo sempre relativamente alla parte... Ecco, qui siamo in Veneto, ci siamo spostati un po' più in giù verso Venezia ed incontriamo una tavola affascinante a 7.500 euro. Tutta la cultura di Polidoro da Lanciano, per cui questo artista era salito fino a Venezia provenendo da Lanciano, si connota attraverso scelte cromatiche estremamente luminose, attraverso diagonali e colonne sullo sfondo che rimandano naturalmente alla lezione di Tiziano. Probabilmente fu a bottega di Francesco Veceglio, il figlio di Tiziano, a contatto con Paris Bordone, e qui è molto bordoniano questo panneggio così secco, così definito nelle pieghe.
un maestro che vedremo tra pochissimo con Margherita anche dalla regia. Io ti lascio 20 secondi in silenzio per apprezzare la nostra Madonna con Bambino, San Giuseppe e San Giovannino, ancora da restaurare, però a poco, vedete, questa fenditura e qualche lacuna, a 7.500 euro, olio su tavola, siamo nel 500, siamo nella straordinaria stagione della pittura veneziana. Allora, già molto molto interesse per le sculture. Ah, vi faccio vedere la Pietà anche di profilo, perché voi l'avete vista frontalmente, guardate, cioè, guardate anche lo spessore. Guardate che spettacolo, con il basamento, vedete? Guardate i panneggi che girano, vedete, scivolano, intatta. I segni dei chiodi della croce. C'è stata una mostra... pochi mesi fa a Milano, dedicata proprio al tema della Pietà. Si parlava della Pietà Rondanini che abbiamo nella collezione del nostro Castello Sforzesco, una Pietà straordinaria che tutti sapranno, visto il Comune di Milano impegnato nell'acquisto, proprio voluto dall'allora grandissima curatrice del castello, la professoressa Fernanda Witchens. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, un atto di, attraverso questa sottoscrizione popolare, desiderio di rinascita, attraverso l'acquisto di una somma opera del grande Michelangelo. Ecco, siamo negli stessi anni, siamo, anzi forse qui ancora leggermente prima, sul finire del 400. Di qui ci spostiamo invece 50 anni dopo, a metà del 500, Margherita ora è con un collezionista, vi faremo poi vedere i riferimenti, guardate quanto è simile l'idea della Madonna col Bambino, vedete? In queste due rappresentazioni. Tra l'altro ha una bella cornice anche a guilloché che non andrei a toccare. 7.500 euro. Come un'altra novità, gustosissima, sono le due sculture del 600 raffiguranti la Madonna col Bambino e San Giuseppe. Policrome. La veste della Madonna è tutta decorata con motivi dorati. Guardate l'idea anche qui particolarissima del Bambino Gesù che con una mano cerca quasi comunicando il volto di Maria. Siamo nel 600, quindi i panneggi sono movimentati, il linguaggio anche delle mani è abbastanza teatrale, la richiesta economica è di 2.800 euro per la coppia di sculture raffiguranti San Giuseppe e la Madonna col Bambino. Tra l'altro pensate quanto sia miracoloso che queste opere distanti da noi 400 anni siano giunte ancora oggi insieme attraversando la notte dei tempi fino a noi. E noi siamo coloro, lo leggevo su un libro pochi giorni fa, che sono chiamati a conservare queste opere. Saranno con noi per il tempo della nostra vita, poi noi le lasceremo ad altri, come ad altri appartenevano prima che entrassero nelle nostre case. E 2.800 euro in una vita di un collezionista sono nulla. Tra l'altro, lo ricordo, potete dilazionarli a tasso zero fino a 5.000 euro, avete questa facilitazione, vuol dire un acquisto di 5.000 euro, realizzato senza alcun modulo, semplicemente attraverso lo scorrimento di una carta di credito o di un bancomat in una struttura, un apposito macchinino che abbiamo noi che vi portiamo in casa, verranno debitate sul conto. Per cui 2.800 saranno circa 400 euro, no scusate, 250 euro al mese. Signori, a 233, mi dice Margherita, a 233 euro avete l'opportunità di portare in collezione San Giuseppe, la Madonna e il Bambino Gesù. Poi l'icona numero 10, numero 11. Qui siamo nella bottega di Margherita Caffi, siamo in Lombardia e si tratta di un quadro molto molto esemplificativo del
ductus pittorico estremamente luminoso di questa artista che era nata a Cremona, qui abbiamo molti riflessi, d'altro canto il fondo è scuro, era nata a Cremona, si era formata sugli esempi dei fiamminghi, osservando anche naturalmente la pittura veneta. Grande successo, pensate, è chiamata dai granduchi di Medici, poiché era abilissimo nel rendere, come questo vaso evidenzia, una quantità di elementi botanici variegati. Qui vediamo i garofani rossi, i tulipani screziati, vediamo queste camelie rosa alternate ai cigli bianchi o anche alle violacciocche che connotano l'opera di una vivacità coloristica davvero unica. Sua caratteristica è quella di staccare dal fondo scuro la composizione floreale, con tutta una serie di pennellate dense, sfrangiate, che possiamo qui evidenziare. Signori, tra l'altro una misura importantissima, perché con la cornice arriviamo a 124 cm per 100. Guardate che bella l'idea tutta lombarda di questo vaso, nel quale la pittrice colloca dei fiori, altri sul basamento, e poi all'interno della composizione, ecco qua, la nostra natura in posa a 7.500 euro la richiesta economica per il dipinto attribuito a Margherita Caffi. Si era formata all'interno della bottega di un altro grande pittore di nature morte, Vincenzo Velò, dove aveva avuto apprendistato anche Giuseppe Vincenzino, per cui tutta una serie di pittori i Velò di origine francese e che con grande eleganza danno adito a questo filone naturamortistico che ebbe grande successo a 7.500 euro. Allora ci spostiamo dall'altra parte dello studio, dove andiamo ad osservare, amici, la scultura in bronzo del Beccaria, 900 euro, 19 secolo, uno dei grandi illuministi, Dei delitti e delle pene è una delle sue opere più importanti, L'Aquila Bicipite. Qui questa natura morta, numero 12, un olio su tela, attribuita ad un pittore che sembrerebbe fiammingo, ma in realtà nelle Fiandre andò, Andrea Benedetti. Qui abbiamo tutta la cultura dei fiamminghi, questa scorza di limone che scivola in questi, guardate, riflessi straordinari sulla composizione. Abbiamo presentato settimana scorsa una natura morta che avremmo confermato almeno tre volte. Questa è altrettanto bella. Questa è altrettanto bella dal punto di vista dei tre ordini narrativi, che sono quelli del piano con la tovaglia blu, elegantissima, sulla quale si staccano poi nel piano intermedio il vaso argentato. Guardate anche i giochi di luce, è una grande opera, sugli acini d'uva, all'interno del menograno appena spezzato, oppure su questa tavola imbandita con limoni, uva nuovamente, che vedete nel cedro giallo, richiama lungo la diagonale gli altri due cedri su quel piatto inclinato. E una serie di giochi di grande attenzione analitica nelle gocce, per esempio, che scivolano sul vassoio argentato, o sui colpi di luce appunto degli acini d'uva o sui fichi dischiusi. Quadro da vedersi a casa, perché vi garantisco è di grande eleganza, di grande fascino. Numero 12, attribuito ad Andrea Benedetti, la richiesta economica è quella dei 10.000 euro. Poi al numero 13, la scena di battesimo nella cappella di San Vittore di Brembate, opera firmata Federico Moia, datata 1858, solo la tela è 93x120. Federico, la interrompo un attimo perché abbiamo al telefono
signor Pasquale, che è interessato al dipinto numero 9, la tavola da Polidoro. Allora andiamo al numero 9, torniamo a vedere la tavola da Polidoro, così mandiamo anche dalle immagini dalla regia a 7.500 euro. Signori, una tavola veneta di questa misura, con un soggetto, tra l'altro affascinante. Qui abbiamo il libro, dove vi ho fatto vedere prima i riferimenti, ora mandiamo dalla regia comunque quelli che Margherita ci descriverà. È il paesaggio veneto, sempre molto, tra l'altro guardate che bello questo specchio d'acqua, San Giuseppe che occhieggia da dietro, San Giovannino con il cartiglio e l'idea della Vergine con il bambino in mano che si protende verso il cuginetto, che sappiamo tutti essere una prefigurazione della vicenda cristologica. Inutile, ecco qua, primo confronto dalla regia, ora tutte le linee sono piene, signori, a 7.500 euro. Vedete, osservate, vi prego, osserviate, anzi, non pensavo ci fosse il gioco, osserviate l'analogia nel volto di Maria. Allora, andiamo subito a vedere anche il Moia, a 7.500 euro. Andiamo a vedere un quadro eccezionale di Federico Moia, al numero 13, qui la richiesta è quella dei 10.000 euro, è firmato e datato, è uno dei grandi pittori di interni, tra l'altro è un soggetto incredibile. È un soggetto incredibile, signori, perché ci porta all'interno di una grotta, della grotta di Brembate, dove la leggenda narra che il soldato Vittore si trovasse e vedete, miracolosamente, da questa roccia sgorgasse dell'acqua che ancora troviamo. Poi qui, amici, è bellissima tutta l'impostazione. Guardino questa balaustra in prospettiva attraverso la quale penetra la luce. Con la cornice 115x141, cornice strepitosa che solo lei vale almeno 2.000 euro in pero a palmette. Allora entriamo nella chiesa leggendola da sinistra. In questa sorta di chiesa, di cappelletta costruita in una grotta, lo vedete? Qui abbiamo un frate inginocchiato, francescano, con i tre nodi dell'ordine. E poi guardate il fascino di questo affresco sulla parete, parete sulle quali vedete la luce penetra, mostrando anche tutto quel naturalismo, come l'intonaco caduto. Guardate quanto Moia, che lo ricorda, era stato accademico a Brera nel 1818, era nato nel 1802 nella Milano dei francesi, è allievo di Migliara ed è insieme a Calvi, a Renica e a Luigi Bisi uno dei più importanti migliaristi. Pittori migliaristi erano pittori di interni, di grande rigore prospettico e di grandissima attenzione naturalistica. E guardate i costumi, andiamo ad osservare questa immagine femminile di spalle. Questa, tra l'altro, è la moda che abbiamo visto nella mostra dedicata a Diez, nella mostra dedicata al romanticismo, con questi tipi di capigliature arricchite, vedete, da questi spilloni che permettevano di raccogliere i capelli. Stupenda la decorazione della veste e ancora più bella è la trasparenza dei veli, dove nelle braccia di una madre inginocchiata, di una giovane madre, si presenta, vedete, il bambino per la sacra funzione battesimale. E il sacerdote, guardate che nello sguardo verso l'alto, sembra ricevere quasi una chiamata divina nell'atto del battesimo, osserva la rappresentazione, dinanzi ad un altare straordinario, un altare lombardo d'inizio Ottocento, dove i chierichetti si trovano dinanzi alla balaustra, dove, guardate, l'ostensorio, dove, scusate, luogo dove si viene a porre l'ostensorio è di grande, vedete, descrizione, con queste colonnine con cariatidi, balaustre, i quattro candelieri argentati arricchiti dalle candele accese. E poi la pittura nella pittura,
sul fondo della grotta l'affresco dell'incoronazione di Maria Vergine. Guardate, guardate, siamo all'interno di un quadro e sembra un quadro nel quadro. Salutiamo anche l'amico Silvano che ha acquistato l'altro Moia, è un pittore rarissimo, musealizzato naturalmente con grande, grande attenzione, pittore internazionale. Si è recato nel 1834, o meglio nel 1830, guarda che bello che anche da qui dove sono io, Vania, quella diagonale che ci porta su quella, attraverso le colonne e il loro progressivo allontanamento prospettico verso il fondo, sembra di entrare nella grotta, eh? È incredibile. Tra l'altro la dimensione del quadro del quale dovreste richiedere il pagamento del biglietto per poterne apprezzare i dettagli, e a parete ci sono tanti altri oggetti favolosi, le sfumature, i contrasti chiaroscurali. Vi dicevo, la sua formazione parigina tra il 1830 e il 34, solo come in quegli anni poteva accadere per i grandi pittori. E a Parigi dipingerà vedute della Senna, vedute della città, e poi di nuovo in Italia. Pensate, tra il 40 e il 42 collaborò ai Promessi Sposi, dal 1841 a Venezia, dal 1845 al 1875 sarà sua la cattedra di prospettiva dell'Accademia appunto di Venezia, proprio come vediamo qui, per questa grande capacità di resa spaziale all'interno della scena. Ecco la firma, Migliara, 1851. Nel 1884 espose a Brera la veduta del Pont Naif a Parigi e del 1841 la Chiesa della Salute a Venezia, entrambe conservate nella Galleria d'Arte Moderna di Milano. Signori, questo è un quadro che ho rincorso con grande amore, che ho desiderato in tutti i modi portare nella nostra collezione. Uno dei pittori di vedute più importanti d'Italia, la Galleria d'Arte Contemporanea di Milano naturalmente espone solo i vertici, in un soggetto unico al mondo. Qui potete davvero chiedere quello che volete, perché la rarità della rappresentazione, non solo dell'altare, non è l'altare di una chiesa normale, siamo all'interno di una grotta nella quale nei tempi romani si era recato il soldato Vittore, poi San Vittore, e da allora, vedete miracolosamente, da quella roccia era sgorgata un'acqua. Prego. Miracolosa. Addirittura con le goccioline, guardate il riflesso dell'acqua che casca in questa vasca. Ha una narrazione incredibile. Favoloso. E ha subito colpito l'attenzione di un nuovo collezionista di Monza. Oh, bene. Lo salutiamo, domani poi ci sentiremo per definire. Complimenti. La consegna. Parte col piede giusto. Quadro straordinario, 3D. Il complimenti al nuovo amico di Monza. Complimenti, veramente un quadro bellissimo, sono felice che poi rimanga in una collezione lombarda, è un pittore lombardo, era di Milano, chissà quante volte, lo stesso Migliara si sarà recato all'epoca a Monza. Complimenti, in conferma, allora poi lo metteremo via Margherita, oggi siamo solo io e lei, cercheremo di farlo naturalmente. Allora finiamo la parete e poi direi di mandare... Allora, altra richiesta su Polidoro, andiamo a vederlo. Signori, a 7500 è uno dei grandi maestri della pittura veneta. Chiaro, non stiamo parlando di Tiziano, per il quale dovrei chiedervi 7 milioni e mezzo. No, stiamo parlando di un allievo, di un suo epigono, ecco questo è il termine giusto, che ha in Tiziano il modello di riferimento, dalla Pala Pesaro in poi, gli struttori delle Madonne col Bambino in diagonale, dinanzi a quel classicheggiante colonnato che rimanda naturalmente al paganesimo che era svanito dinanzi all'avvento del cristianesimo. E poi l'apertura sul paesaggio e l'incrocio tra il bambino Gesù e San Giovannino. Allora, dalla regia, se è possibile mandare le immagini, le mandiamo immediatamente. Ecco qui.
Qui siamo a Perugia. Signori, le due le fessure che vedete poi naturalmente le chiuderemo noi. È un quadro che ha 500 anni, guai non avesse i segni del tempo, e noi ve lo vogliamo lasciare vedere così come si è trovato nella collezione dal quale lo abbiamo acquisito, e poi andremo con, come abbiamo visto nella Domenica di Pasqua, tra l'altro un grandissimo successo Vania abbiamo avuto con molte molte conferme, andremo in settimana anche da un amico di Padova, oltre che a Venezia, a portare, pensate, la più grande collezionista polacca che ha comprato un palazzo a Venezia. Se fosse stata qua questa tavola settimana scorsa, difficilmente a 7500 la collezionista polacca l'avrebbe lasciata a parete. Voi avete l'opportunità di farlo, tra l'altro pagandola come volete, a 7500 euro, la sacra conversazione tra il Bambino Gesù, San Giovannino in paesaggio, Scuola Veneta a 2,8, Madonna con Bambino e San Giuseppe. Ma andiamo a finire la panoramica, perché poi tra pochissimo manderemo lo speciale curato con l'amico Davide Dotti dal museo da Palazzo Partinengo di Brescia, la prima parte della mostra dedicata agli animali nell'arte. Poi di Scuola Romana, molto vicino a Maximilian Pfeiffer, tra l'altro il numero 14, la natura morta con melone, uva bianca, uva nera e questa bella foglia accartocciata, così come da Caravaggio in poi i pittori volevano fare per lasciare l'immagine del tempo trascorso sulle immagini appunto portate su tela, partendo dalla realtà. La richiesta economica in questo caso per la numero 14 che vi stiamo presentando, quadro in una conservazione straordinaria, io non me lo lascerei portare via se fossi un collezionista attento, veloce, è 4.800 euro. Salutiamo Riccardo, certamente un abbraccio a Riccardo, ha acquisito bellissimi quadri anche negli ultimi giorni, salutiamolo e salutiamo anche tutti coloro che ci stanno seguendo in streaming da tutta Italia e dall'estero. Allora, tra l'altro Riccardo ha preso quella bella natura morta su tavola di due domeniche fa, il numero 15, pittore che amo molto, un pittore veneziano, era nato nel 1699, Giuseppe Nogari, un olio su tela, qui con la cornice, la misura è 75x59. Nogari rappresenta sempre questi personaggi del popolo, ritratti con grande dignità, ci osservano, guardate quei colpi di luce, quelle lacrime negli occhi, quanto rappresentino davvero l'essenza, la realtà della figura effigiata. Quasi entrassimo dentro di lei. Io ho visto e ho negli occhi almeno 30 Rembrandt straordinari dell'Eremitage, che è un museo di San Pietroburgo, dove ci sono, pensate, 3 milioni di opere. Sapete cosa sono 3 milioni di opere? Se steste soltanto dinanzi ad ognuna un minuto, impieghereste per la visita del museo 30 giorni, un mese. Ecco lì Rembrandt ed il maestro Fiammingo, che tante volte si avvicina così ai venti, pur non essendo mai stato in Italia, arriva, o meglio, Nogari, osservando le incisioni di Rembrandt in una grande collezione veneziana, arriva a esiti che lo richiamano. Vedete, la figura si sfalda attraverso il gioco della luce che vibra, nel vero senso della parola, sulla tela. 5.500 euro. Poi, amici di Napoli, Porta Capuana, è firmata Twiz 1912, il numero 16. È una scena di mercato, la vedete, animata così come solo a Napoli poteva accadere. La grande porta con il torrione che richiama naturalmente il 400 aragonese, e poi questa moltitudine di personaggi che quasi brulicanti alle prime ore dell'alba si affaccendano per gli acquisti su questi banchi. Vedete il brulichio, quasi sembra di entrare direttamente nella quotidianità del mercato. La richiesta economica per il numero 16, che ricordo tra l'altro una bella cornice del XIX secolo e che misura 74x62,
è di 2.800 euro. 2.800 euro, amici di Napoli, avete una bella veduta della vostra città, ripeto, è la scena di mercato presso la Porta Capuana, con cornici del XIX secolo, 1919. Potrebbe essere uno dei tanti pseudonimi, tra l'altro, di Adolf Kaufmann, che è un pittore nato a Troppo nel 1848 e morto nel 1920 a Vienna. Ed è monogrammata Tietz. Lo vedete? Io voglio leggervi ora delle poche righe che lo scrittore Pica scrisse sul dipinto analogo, di analogo soggetto, del grande Migliaro, maestro napoletano che appunto rappresenta questa porta napoletana. Tra l'altro un'opera, quella di Migliaro, che è uno dei capolavori del vedutismo napoletano. Una compenetrazione totale nell'identità della città. Pensato al recupero dell'opera di Migliaro, pubblicata da Vittorio Pica in un articolo di critica comparso su Emporium nel 1919. E tra l'altro consente di capire come quel dipinto che allora era stato ritrovato fosse comunque così noto che già a quella data vi erano state tratte alcune repliche. Fino dalle sue prime prove, che richiamarono subito per una loro nota nuova e tutta propria l'attenzione dei competenti su di lui e lo fecero, diciottenne appena, vincitore di un concorso nazionale, egli si applicò a raffigurare sulla tela o sulla carta, con segno minuzioso e leggiadro e con colorazione calda e smagliante, se anche talvolta un po' troppo bituminosa, i tipi, specie femminili, della plebe napoletana, accuratamente precisati nelle attitudini, caratteristiche delle persone e nelle espressioni rivelatrici dei volti e gli episodi movimentati della vita per le strade, sotto i più vari effetti di luce, diurna o serotina. 2.800 euro, amici di tutta Italia, olio su tela in cornice del XIX secolo, datato 1919, firmato da questo pittore tedesco, Tietz. Poi a 7.5 abbiamo, se non ricordo male, no, forse 8.5, qui vado a controllare perché l'ho citato a memoria, La Valle di Pestum, un quadro che davvero ci porta in quella bellezza sospesa in un tempo lontano, classicheggiante, dei templi di età della Magna Grecia, V-VI secolo avanti Cristo. Guardate la trabeazione, il timpano, il colonnato periptero, per non parlare di quei capitelli dorici con abaco ed echino e lo stilobate sul quale vengono a strutturarsi tutte le colonne scanalate, rastremate. Un quadro di grande fascino con una bella cornice coeva, misura tra l'altro 108x161, la veduta del Tempio di Atene di Era a 8.500 euro. 8.500 euro per il nostro Tempio. Dica Margherita? Oh, che piacere! Bravo! Quando sono i nostri colleghi, e alcuni di questi hanno fatto dei colpi con noi straordinari, ma noi siamo felici naturalmente, perché anzi, se vendono con rapidità, oggi è stato un grande mercante inglese qui poco prima dell'inizio della trasmissione e ha riempito il camion, per cui insomma ci fa molto molto piacere. Questa è un'opera che io ho sempre amato moltissimo, che spero il nostro amico che ha confermato abbia visto relativamente al tema della pietà nella mostra del Castello Sforzesco, altrimenti gli consiglio di acquisire il catalogo. Complimenti allora per la conferma della pietà, linea policroma alle mie spalle. Perfetto, allora proseguiamo, grande inizio, schioppiettante, d'altro canto veniamo da giorni lavorativi, non ci siamo mai fermati, pensate ieri eravamo in 5 qui in galleria,
ci fa molto piacere, insomma, questa è la nostra passione. Arte vuol dire amare la bellezza, vuol dire viaggiare nel tempo. Ecco, a 8.500 avere un'immagine di questa località a 100 km a sud di Napoli, che costituisce una delle bellezze del Grand Tour settecentesco. Poco più a nord, la riscoperta di Pompei, di Ercolano, di quella romanità che per secoli, fino al Settecento, era stata coperta dalle ceneri di quel Vesuvio che nella notte del 79 d.C., con la sua eruzione, con i suoi lapilli, aveva per ben 1700 anni nascosto, ma nel contempo celato e protetto, riportando con le scoperte degli anni 60 del Settecento alla luce una civiltà che cambierà la storia europea del Settecento. Pompei e Ercolano, la romanità, entreranno di diritto nella nascita del neoclassicismo, nelle architetture, negli arredi, e ugualmente, mete di Grand Tour, diverranno non solo le località vesuviane, ma anche quella dei templi della Valle dei Pestum. Tra l'altro una località, vedete, paludosa in primo piano, e pensate, questo sito nel IX secolo d.C. perderà la sua connotazione abitativa. Questo è un concetto che mi ha sempre enormemente toccato e turbato. Una straordinaria bellezza classicheggiante, questi due templi sono degni di un'acropoli di Atene, tra l'altro, ripeto, peripteri, che significa che tutte le colonne sono ancora presenti alla distanza di circa 2500 anni dalla loro fondazione, e che nel buio del Medioevo, nella notte dei tempi, la natura maligna e oltraggiosa in questo caso, attraverso la sua connotazione paludosa, aveva determinato una situazione di abbandono e di oblio. Riscoperto alla fine del Settecento, ma ancora vissuto, e lo vediamo qui, secondo una concezione quasi piranesiana di un uomo molto piccolo che osserva una natura antica, una bellezza classicheggiante e soverchiante, mentre nel contempo intorno pascolano questi armenti condotti da solitari pastori. A 8.500 euro, una pittura di macchia, di tocco, che vorrei entrasse nella collezione magari di uno dei nostri grandi amici napoletani. Misura 108 più 161. Un tono crepuscolare, preromantico, ricco di suggestioni emozionali e di preziose fonti documentali e archeologiche. Chiaramente, e qui parliamo del Tempio di Atena, che è questo in primo piano, il pronao, che era la cella dove si trovava la divinità all'interno del tempio, scusate, il naxos non esiste più, qui esiste il pronao con il timpano, poi lo stilobate, che è questo basamento sul quale si poggiano le colonne, in questo caso rastremate, i capitelli con l'abaco e l'echino, insomma una vera e propria guida archeologica alla bellezza di questi due templi, che tra l'altro erano stati citati anche da Goethe nel suo viaggio in Italia. 8.500. Poi parleremo di Avori con Margherita, di arredi. Io vado a concludere la parete, perché tra poco manderemo per la vostra visione la prima parte dell'intervista al dottor Davide Dotti da Palazzo Martinengo a Brescia. A 3.008, il che è nulla, i due paesaggi del Settecento al mio fianco, tratti da modelli di Marco Ricci. Il pittore Marco Ricci, che con queste grandi campiture sullo sfondo, con questa teatralità, pensate, sarà scenografo per l'Opera di Londra, insieme a Pellegrini, con il quale litigherà e poi tornerà a Londra con lo zio Sebastiano Ricci, presso il quale poi, tornato a Venezia, soggiornerà per tutta la sua vita, rimanendo tra l'altro citato nella fraglia dei pittori veneziani. Dicevo, Marco Ricci è uno dei grandi maestri del paesaggismo veneto. Entriamo a vedere i due quadri ben incorniciati, stato di conservazione eccellente, a 3.800 euro, li vale uno. Margherita è uno dei due, vale 3.800 euro. Sono due, un pandan di paesaggi del Settecento veneto a 7.000 euro, io ve li sto dando a 3.800 euro soltanto. Misurano 96 per 75. Abbiamo delle immagini anche forse dalla regia? Esatto, Federico, adesso le mandiamo subito in onda perché hanno un valore di
confronto molto, molto interessante. Sì, perché sono immagini nelle quali si evidenzia la pennellata sciolta, la libertà nelle scelte cromatiche e una sensibilità decorativa di spiccato, come dicevo, gusto teatrali. Marco Ricci è al Queen's Theatre di Haymarket a Londra nel 1708, seguì Charles Montagu, il conte di Manchester, proprio a Londra, dove era stato invitato assieme a Giovanni Antonio Pellegrini per realizzare le scenografie di questo teatro. Tra l'altro si evidenzia anche dalla sua pittura, fu un pittore particolarmente tormentato, pare che intorno al 1710 una lite con Pellegrini, con il maestro veneziano, avesse portato al ritorno in Italia. Tra l'altro, pensate, anche precedentemente era stato autore di una furibonda lite, un po' come Caravaggio, ed era stato costretto a fuggire, una rissa conclusasi con un omicidio, fino a Spalato, dove aveva lavorato nella bottega di un altro grande paesaggista italiano, probabilmente Antonio Francesco Peruzzini. Dalla regia i riferimenti. Inizio subito, Federico, a proporre questo primo confronto che secondo me è ben inquadra la nostra opera, perché abbiamo la medesima impostazione con l'albero in primo piano, anzi vi farei un piccolo confronto, eccolo qua. Magna, se fa un ingrandimento sul dipinto di sinistra, vediamo subito l'impostazione con l'albero al centro, quasi un protagonista, e il paesaggio che si sviluppa nel contorno. Una seconda proposta invece è questa che vi mostro, sono sempre di collezione privata e denotano, proprio come diceva Federico, questa pennellata sciolta, questa pennellata che vede e deve molto alle opere coeve del maestro, che doveva ben conoscere il nostro Marco Ricci. E in effetti questi fondi azzurri così accesi, così intensi nella luce, guardate che bella anche questa doratura che viene da lontano, mentre le figurette a macchietta stanno tra loro dialogando. Alcune sono su queste imbarcazioni in primo piano, altre sulla costa. La natura è tormentata, ve lo dicevo, alcuni tronchi allora sono caduti. La coppia a 3.800 euro, soltanto a 3.800 euro per la coppia. Ben incorniciati, tra l'altro, perché hanno anche delle belle cornici in stile intagliate e dorate. Ecco qui la seconda opera. Guardate, ecco, mi soffermavo oggi, stamattina, con un amico, ad osservare, guardate che bella questa pennellata, a tratto continuo, senza mai staccare il pennello. Guardate questo particolare, materica, e poi scende fino in fondo, con un'alternanza di chiaroscuri estremamente equilibrata. Vengono da un'importante collezione bresciana. A 3.800 euro per la coppia. Cosa si richiede ora dalla regia? Oh, che bello, andiamo a vedere il baule, Vania. Allora, baule in legno di Rovere, siamo nel 600, tutto lavorato in ferro battuto. Guardate che ricchezza decorativa abbia il fronte. Si tratta di un baule da viaggio, per cui sono quei bauli che venivano trasportati o sulle carrozze o addirittura poi nei viaggi più lunghi su quelle imbarcazioni che abbiamo visto nei due porti poc'anzi dei pandanti paesaggi. Allora, tra l'altro si apre, è molto pesante, adesso qui rischio il disastro, con, vedete, la chiusura all'interno della serratura, le maniglie, perché era da trasporto. Qui guardate che bello oggetto, a 2.800 euro, baule di viaggio del XVII secolo, anche per una casa di montagna. Amici, questi sono oggetti che meriterebbero un museo delle arti applicate, ed infatti ci sono
nei musei, dei grandi musei, il Victorian Albert Museum è uno di questi, la sezione dedicata ai bauli, alle casse panche, agli arredi. Questo non soltanto è un oggetto di 400 anni fa, che ha attraversato chissà quali percorsi, fosse stato su una caravella insieme alle spezie, ai tessuti, fosse stato su una carrozza insieme ai panni, agli alimenti, a quello che si voleva trasportare. Ma non è soltanto un oggetto d'uso, è un'opera d'arte. Guardate che bella che è la realizzazione di tutto questo ferro forgiato, lo vedete a mano, con i chiodi tutti battuti uno diverso dall'altro. E poi ha questo coperchio che appunto con un'apertura consente di accedere al vano interno a 2.800 euro. A questo punto direi Margherita, tornando dinanzi, che puoi pagare come vuoi tra l'altro, diviso 12 mesi sono circa 250 euro al mese, ha 400 anni di vita e ve ne garantiamo altri 400 almeno, 1000 anni. Per voi, poi arredano con calore questi mobili, adesso io non voglio parlare di ecosostenibilità, ma è un tema assolutamente moderno, quello dell'inquinamento del nostro pianeta. E acquisire mobili antichi in legno naturale significa naturalmente concorrere alla salvaguardia ambientale, oltre che a portare in collezione opere d'arte eccezionali nella loro funzionalità, nella loro tecnica esecutiva, nella loro bellezza stilistica. Il 600 è il secolo dei cavalieri, delle guerre, della forza, e per cui anche gli oggetti intagliati con presenza dei ferri, questo anche per il nostro conte Margherita, dobbiamo chiamarlo per andare a trovarlo, a 2.800 euro. Allora, Vania, a questo punto direi dalla bellezza dei tempi di Era, di Atena e Apestum, manderei dalla regia l'intervista al dottor Davide Dotti all'interno di Palazzo Martinengo a Brescia, dove fino al 9 di giugno ci sarà questa grande mostra dedicata agli animali nell'arte. Ci dirà tutto, come vedrete tra pochissimo, il curatore. Perché parlare di animali dell'arte? Perché è un tema ad oggi. Andiamo a parlarne davanti al dipinto fiammingo al numero 5, quella scena d'interno dove compaiono proprio i cani, che sono caratteristici della quotidianità, non solo della pittura fiamminga, di moltissimi maestri. E Bassani sono tra questi, che vedremo tra poco. Parliamo del dipinto dell'Hullbreaker, questa scena d'interno a 7.000 euro, dove compaiono appunto questi cani in primo piano. Ecco qua, questo atterrisce leggermente il fanciullo, mentre quell'altro sembra essere attratto dall'interno e dall'arrivo di quelle figure dietro la porta. Dicevo, è una tematica attualissima. A Venaria, Torino, è in corso la mostra dedicata ai cani nell'arte, proprio questo tema, gli animali nell'arte a Brescia, Palazzo Reale, il meraviglioso mondo della natura. Tra l'altro, la sera dell'inaugurazione, segnatelo bene, che è giovedì 9 maggio, vi sarà prima l'inaugurazione della mostra nella nostra sede di via Pisacane, poi il dottor Cristian Citterio, che verrà prossimamente in trasmissione, ci condurrà a Palazzo Reale a visitare proprio la mostra, curata tra l'altro dal professor Giovanni Agosti, con il quale ho avuto il piacere di conoscere durante la mia scuola di specializzazione, un grandissimo studioso che con l'altrettanto valido Jacopo Stoppa hanno ricostruito Palazzo Lonato Verri a Milano, con una serie di nature morte di animali favolose. Questo dopo la nostra inaugurazione, per cui cominciate a chiamarci, ma a questo punto andiamo a Brescia. Entriamo a Palazzo Martinengo e andiamo a scoprire la bellezza di questa mostra.
Cari telespettatori, ritorniamo a Palazzo Martinengo a Brescia, dove eravamo stati nel 2015 in occasione della grande rassegna del cibo nell'arte e dove torniamo quest'oggi per rincontrare il curatore Davide Dotti, che ci introdurrà alla mostra Gli animali nell'arte, dal Rinascimento a Giacomo Ceruti, in 10 sezioni interessantissime. Davide, qual è il senso generale di questa mostra e degli animali nell'arte? Ma il senso è quello di dare manifestazione artistica ad un soggetto, ad un tema oggi di grande interesse mediatico-sociale, cioè il tema degli animali. Infatti sui giornali, in televisione, non manca giorno che vengono pubblicati articoli, approfondimenti. Questa è la prima mostra mai fatta in Europa dedicata a questa tematica. Sono 80 pezzi che vengono veramente da mezzo mondo, suddivisi in 10 sezioni tematiche che raccontano come l'animale è stato protagonista assoluto di molta storia dell'arte tra Rinascimento e Barocco. Questo è l'arco cronologico. Sezioni tematiche, come vedremo, dedicate all'animale della pittura sacra, mitologica, e poi il cane, il gatto, il pesce, l'uccello, l'animale della fattoria, fino agli animali esotici e fantastici. La mostra gode del patrocinio del WWF Italia, molto prestigioso e significativo, che ha approfondito alcune tematiche collegate al mondo animale, la salvaguardia dell'ambiente, le specie protette, le specie in via di estinzione, il tema del bracconaggio, perché l'arte può diventare veicolo anche per queste tematiche così importanti per il nostro pianeta, un pianeta purtroppo malato, e anche gli animali sono in grande sofferenza. E poi l'Università di Pisa, il Dipartimento di Scienze Naturali e Zoologia, che ha studiato in maniera scientifica tutti questi quadri, dove sono presenti 292 animali differenti, e li ha classificati uno per uno, e scrivendo un saggio in catalogo e facendo emergere anche delle considerazioni di natura etologica, cioè del comportamento degli animali in rapporto all'uomo, perché non dimentichiamoci che in questa mostra la maggior parte delle opere d'arte rappresenta l'uomo e l'animale, e questo è il significato di fondo, un rapporto millenario, un rapporto sempre molto stretto, molto intimo, che questa mostra vuole appunto riportare al centro dell'attenzione per la gioia degli amanti dell'arte, ma anche degli animali. Troviamo nella prima sala dedicata agli animali nella pittura sacra. Fin dai tempi dell'Antico e del Nuovo Testamento gli animali erano documentati, legati ai santi e tanti altri episodi a partire dalla Genesi. Sì, infatti i pittori hanno preso spunto per raffigurare in epoca rinascimentale barocca degli episodi dove l'animale è protagonista o coprotagonista insieme appunto all'attore principale, Giona e la balena, il sacrificio di Isacco, Tobiolo e l'angelo, ma non c'è ombra di dubbio che il più importante e famoso degli episodi veterotestamentari che vede come protagonisti assoluti gli animali è appunto l'arca di Noè. E poi i santi che in molti casi hanno come attributo iconografico l'animale: San Girolamo, il leone, San Giovanni Battista, l'agnello, Sant'Eustachio, il cervo, fino a San Giorgio a cavallo che uccide il drago. Certamente il soggetto da noi prescelto per questa sezione dedicata agli animali dell'arte è l'arca di Noè del Grechetto alle nostre spalle, vista la ricchezza di animali vi rappresentati. Sì, e questo, Federico, è davvero un capolavoro del grande maestro genovese, Giovanni Benedetto Castiglione, detto il Grechetto, viene dall'Accademia Ligustica di Genova ed è il tripudio degli animali. Ve ne sono raffigurati 24 in coppia, perché chiaramente dovevano dare seguito alla propria specie, e Noè nel centro indica perentoriamente a tutti di entrare appunto nell'arca per la loro salvezza. Ma due non obbediscono al comando e si girano, si voltano verso lo spettatore, attratti dalla nostra presenza. Eccoli qua nel centro, il cane e il gatto con questi occhioni lampeggianti. Il Grechetto è un pittore che sfrutta
volutamente questi episodi, sia sacri ma anche profani, mitologici, come la Maga Circe, famosissimo suo soggetto, proprio per dimostrare la sua grandissima abilità nel dipingere le razze, gli animali e mettere in evidenza le peculiarità morfologiche, cromatiche, ma anche caratteriali. Nella seconda sezione troviamo diversi dipinti dedicati agli animali nella mitologia, un tema ricorrente. Sì, perché la letteratura classica, soprattutto mitologica, sia greca che romana, ha fornito degli spunti eccezionali agli artisti per dipingere scene dove l'animale entra da primo attore. Basti ricordare la figura mitologica di Orfeo, quella della Maga Circe, Prometeo col fegato divorato dall'aquila, o il Ratto d'Europa, Zeus tramutato in un toro che appunto rapisce questa bellissima fanciulla, Diana cacciatrice. Ma poi vi voglio raccontare soprattutto la storia di Leda il cigno, di un capolavoro riscoperto nei depositi dell'Accademia Carrara di Bergamo. Perlustrando i depositi dell'Accademia Carrara di Bergamo, che è una miniera veramente ricchissima, dove già in passato ho fatto delle scoperte significative, mi sono accorto della presenza di una tavola particolarmente bella di qualità, che era classificata come copia da Michelangelo, perché effettivamente a monte di questa bellissima e sensuale iconografia di Zeus tramutato in cigno che si accoppia fisicamente con Leda, nasceranno due uova con all'interno i due oscoli, Castore e Polluce, dicevo, questa tavola giaceva come copia da Michelangelo. Grande Michelangelo Buonarroti dipinse per il Duca d'Este una Leda del cigno di tutta analoga a questa, dispersa, rimane il disegno preparatorio che è il British Museum, ma questo artista non è il banale copista, è un grandissimo manierista fiorentino, Francesco Bertini, detto Bacchiacca, il quale evidentemente, venuto in possesso nella Firenze degli anni 40, del 500, del modello, del grande maestro, fece una propria versione caratterizzata in senso cromatico, lo si riconosce, l'attribuzione è certa per via di questi rosa lampone, di questi violetti, e poi è molto caratteristico questo modellato così denso, sodo, porcellanoso. Una tavola che dimostra come nei depositi dei nostri musei ci siano ancora dei capolavori che attendono di essere riscoperti. Questa è la bellezza dell'Italia e del suo immenso patrimonio artistico. Vorrei sottolineare la vostra attenzione su questo dipinto di Leandro Bassano, che deriva da un modello di Jacopo realizzato tra il 1576 e 77, che si trova al Walter Art Museum di Baltimora, negli Stati Uniti, proprio perché gli animali compaiono con un nuovo significato simbolico. È un'allegoria dei cinque sensi. Il dipinto raffigura la dea Cibele in alto, trainata dai leoni, ma diventa per Jacopo e poi Leandro occasione per celebrare la vita dei campi. Bassano guardano la natura, ci raccontano l'evolversi delle stagioni, il lavoro nei campi, ma in questo caso ciò che ci importa è andare a indagare il significato degli animali che appaiono con dovizia di particolari. E partendo da sinistra possiamo trovare un coniglio che diventa l'allusione, l'allegoria del tatto, un cervo mansueto che rappresenta l'udito. Il gatto, che vediamo occhieggiare proprio il cervo, all'allegoria della vista, la scimmia in primo piano che si porta un frutto alla bocca, simbolo del gusto, e poi questo cane,
un King Carl Spaniel, che è allegoria dell'odorato. E chissà quanti tra voi, amici telespettatori, avranno avuto modo di riconoscere questo Spaniel, un vero e proprio marchio di fabbrica nella grande bottega di Bassano, da Jacopo e figli Leandro, Gerolamo e Francesco, e che ricorre in molte raffigurazioni, allegorie, dipinti religiosi, e che anche voi, questa sera forse a casa, potete trovare su uno dei vostri dipinti dei Bassano e della loro grande bottega. Visitare questa mostra non significa soltanto incontrare tutti gli animali della storia dell'arte, per cui potreste anche ritrovare animali nei dipinti di casa vostra e confrontarli con quelli qui in mostra, ma significa anche individuare nuovi dipinti e nuove scoperte che il curatore Davide Dotti, con grande acume e con grande professionalità, ha riportato alla luce per questa occasione. Intrigante il soggetto alle mie spalle di Giacomo Ceruti, un chiarimento particolare. Beh, questa tela è stata veramente una trouvaille, frutto di un colpo di fortuna, chiamiamolo così, perché io l'ho trovata negli uffici amministrativi dell'ospedale civile di Brescia. C'era giunta dal 1985, donata da una ricca signora bresciana, e lì era rimasta silenziosa per decenni. Nel 1982 Mina Gregori pubblica la monografia di Ceruti, dove presenta una piccola fotografia in bianco e nero dell'opera come ubicazione sconosciuta. Io, come dire, ci inciampo, perché entro in un ufficio e me la trovo di fronte e rimango senza parole, perché questo è un Ceruti molto significativo, di ampie dimensioni, che faceva parte in origine di un ciclo di 6 tele che arredava il salone principale del Palazzo Bussetti di Tortona. Il conte Bussetti, verso 1750, incarica Ceruti di raffigurare appunto vari episodi, soprattutto quelli canonici del pittore, pittocchi, poveri, mendicanti, scene di mercato. E in questa tela invece Ceruti cambia un po' la prospettiva, una scena aristocratica, una scena borghese, ma di non così chiara lettura. Io suppongo che, come dire, la chiave corretta sia la seguente: questo signore, incazzato come una biscia, entra in camera da letto e trova la giovane moglie insieme a quest'altro uomo, il quale si spaventa di questo improvviso ingresso, rovescia la tazza di cioccolata perché trema e alza la mano, come dire, calma, ti spiego, non c'è nessun problema. La domestica, la curiosona, apre la porta perché sente trambusto, ma soprattutto è lui il personaggio chiave. Il paggio che ci guarda con questo sguardo ironico, sornione, e sta dicendo: la frittata è fatta. Quindi l'intrigo è stato appunto smascherato. Ci sono poi 4 cani con dei significati allegorici. Questo in primo piano allude ai comportamenti licenziosi della situazione, il levriero se ne sta in disparte guardingo, il barboncino salta sulle gambe della signorina, come forse prima ha fatto appunto quest'altro gentiluomo, e il piccolo Boston Terrier invece si catapulta nel letto con le lenzuola ancora tutte sfatte. Poi, per chi non ha ancora capito esattamente cosa è successo, beh, Ceruti mette un cordone di mezzo metro lì per terra, che più chiaro di così non si può. C'è da dire che in fase di restauro la tela è stata pulita per l'occasione da Romeo Seccamani qui a Brescia. Mi sono accorto che qui non c'è solo la mano del grande pittocchetto, ma anche quella di un anonimo collaboratore. Le 3 figure maschili hanno una qualità esecutiva, poi anche una forza espressiva decisamente migliore e più alta rispetto alle 2 femminili, che sono più sterili, più molli, più dure anche di esecuzione. Quindi evidentemente Ceruti, di fronte a questa impegnativa e grande committenza, ha chiesto l'allievo di un suo anonimo allievo o seguace, chissà chi è, ma gli ha fatto dipingere delle parti che lui riteneva secondarie, come tutti gli arredi laterali e poi appunto queste 2 figure centrali. Insomma, una bellissima riscoperta, e finalmente per la prima volta in assoluto questa importante tela del pittocchetto e aiuti viene appunto esposta in pubblica visione.
Le prossime due sezioni ci introducono ai grandi amici dell'uomo, cani e gatti. Cani in alcuni casi nella pittura antica si conosce anche l'identità. Assolutamente, il cane è sempre stato il miglior amico dell'uomo, questo è indubbio, e nella pittura barocca soprattutto il cane entra di diritto a far parte della grande ritrattistica. Molto spesso troviamo aristocratici, nobili uomini, ma anche gente del popolo che si fa ritrarre insieme al proprio cane. E come dimostra il caso dell'opera Alle mie spalle, anche i pittori si facevano ritrarre con i propri cani. Questo molto probabilmente è Guercino, il pittore emiliano del 600, grandissimo maestro, che si fa ritrarre dal fratello Paolo Antonio insieme al suo simpaticissimo Lagotto. Ma in questa sala c'è un quadro in particolare che mi sta a cuore, che è un Ceruti che per la prima volta viene esposto in pubblico. Rientrati telespettatrici, telespettatori, molti ci hanno mandato dei messaggi, ci hanno chiamato compiacendosi per questa prima parte, sarà divisa in altre due sezioni dedicate alla mostra degli animali nell'arte. E naturalmente il mio messaggio è quello di andare a vedere questa rassegna, è la prima realizzata proprio sul rapporto tra gli animali e il mondo della pittura. Saluto l'amico Paolo e Caterina da Pavia, ci hanno mandato la loro foto di Amelie, il loro cane, e questa è un'idea, siete stati più veloci di noi, ma è un'altra idea che abbiamo avuto, quella domenica prossima di mandare magari le immagini dei nostri amici cani, per cui o cavalli o gatti che vogliate, siccome siete moltissimi ad accoglierci nelle vostre case con la presenza di questi meravigliosi compagni della nostra vita che tanto si legano poi anche alla storia dell'uomo. Io potrei soffermarmi su molti dei dipinti anche questa sera presentati e trovare i riferimenti al mondo degli animali. Per cui, se in questa settimana vorrete mandarci anche via WhatsApp, Margherita, rimandiamo le scritte magari sulla televisione, sul monitor, mandateci le foto degli animali. Abbiamo già anche Puffo, abbiamo Lucy, Amelie, insomma sono molti gli amici a quattro zampe che vedremo domenica prossima in trasmissione. Poi il giorno 9, lo ripeto, giovedì 9, sarà un giorno fondamentale perché potrete venire a visitare la mostra di Amart, poi ci sarà l'inaugurazione nella nostra galleria della mostra dedicata agli animali e poi per chi volesse attraverso la guida del dottor Cristian Citterio, fondatore di Acropolis, questa agenzia di viaggi d'arte, andranno anche i genitori di Margherita in Grecia tra pochi giorni. Sono già in Grecia? Ecco, allora salutiamo. Pasqua greca questa domenica, allora salutiamo ed ortodossi, un abbraccio anche a tutti gli amici ortodossi che oggi celebrano la loro Pasqua a Mosca, a Leningrado, ad Atene. Appunto con Acropolis, giovedì dopo la nostra presentazione, l'inaugurazione della mostra dedicata agli animali, ci sarà la visita a Palazzo Reale, quindi un triplo appuntamento dedicato all'arte al quale mancare sarebbe davvero davvero delittuoso. Ricominciamo con la nostra trasmissione perché nel frattempo è continuamente richiesta la tavola attribuita a Polidoro Veneziano, un maestro nato a Lanciano nel 1515 circa, muore a Venezia nel 65. Abbiamo visto le comparazioni con le sue opere all'Accademia Carrara di Bergamo, ad Harvard, a Berlino.
Alla Basilica di San Pietro a Perugia, dove ritornano gli stessi modelli, una pittura giocata sul colore, sulla luce, pittura che ci riporta alla grande tradizione della pittura tizianesca nella prima metà del Cinquecento. Siamo in diretta a 7.500 euro. Andiamo ora a vedere il numero 4, perché ancora non lo abbiamo fatto compiutamente, perché questo è un grande maestro, Alessio De Marchis, specializzato in vedute di incendi. L'incendio è un soggetto raro nella pittura antica, ma in quest'opera potremo, entrando tra poco, a vedere questa struttura che sta crollando sotto le fiamme, mentre con dolore sul primo piano, su questo ponte antico, e velocemente sfuggendo dalle fiamme nel secondo piano, le figurette si stanno allontanando. Sullo sfondo l'incendio divampa su tutta la veduta cittadina, con chiese e torri, una città fantastica, che è il pennello di De Marchis, con queste pennellate intrise di luce gialle, rosse, dorate, sta rappresentando con grande, grande attenzione. Si tratta di un maestro nato a Napoli nel 1684, che si era specializzato nel disegno, soprattutto a Roma, dove si era trasferito giovanissimo. Penso Peter Rose, Rosa da Tivoli, ecco, questo è un altro grande maestro specializzato nella resa degli animali, e De Marchis si recò proprio dal pittore tedesco che era venuto in Italia per un breve soggiorno, e che in realtà vi rimarrà sempre attratto non solo dagli animali della sua bella cascina detta l'Arca di Noè a Tivoli, ma anche dalle belle donne che frequentava assiduamente nel suo soggiorno romano, tanto da essere in totale miseria. Ma lasciando i vizi di Peter Rose, Rosa da Tivoli, ritorniamo al nostro De Marchis, che, pensate, si specializzò come autodidatta proprio in questo genere. E allora andiamo a leggere ciò che dice il suo biografo, riportandone notizie negli ultimi anni del Seicento. Vuolsi che per dipingere incendi più al naturale diede fuoco ad un fienile. Punito con vari anni di galera, ne uscì sotto il pontificato di Clemente XI. Ed infatti proprio dal 1720 si era trasferito ad Urbino, dove lavorava per gli Albani. E Albani, nipote di Clemente XI, prese sotto la sua protezione il pittore, così che questi si fece conoscere un po' in tutte le Marche, crescendo proprio notevolmente la sua fama, non solo nella città feltresca, ma anche a Perugia, dove si era trasferito nel 1738 con la famiglia. Dipinto in uno stato di conservazione eccezionale, guardino la potenza di queste fiammeggianti pennellate che salgono rapidamente, trasformandosi poi in dense coltri di fumo che divampano nel cielo, tra gli edifici, in parte crollanti, in parte già crollati, mentre le figurette si trovano in questo primo piano, a sua volta descritto con un corso d'acqua fluviale sopra il quale si trova questo ponte a due arcate, e dove vedete alcune figure si sono messe in salvo, ma ugualmente stanno osservando l'eccezionalità dell'evento. Ecco, qui è la raffigurazione degli incendi, una di quelle categorie estetiche, come la bellezza delle cascate, come i vulcani, come le mareggiate, che rientrano in una tematica che sarà soprattutto di fine Settecento e che entrerà nel genere del pittoresco, cioè di ciò che denota e importa alla meraviglia, ma anche al terrore e alla paura. Margherita, abbiamo i riferimenti alle opere di De Marchis in regia? Credo di sì. Il nostro misura 74x59, con la misura arriviamo a 85x70, e l'opera è presentata, questo olio su tela, in un ottimo stato di conservazione, a 6.000 euro. Per cui coloro che, come magari alcuni tra voi, non avessero un dipinto di De Marchis,
potrebbero confermarlo o andarlo eventualmente a vedere nella collezione della Banca Popolare Pesarese e Ravennate a Pesaro, o quello conservato al Museo della Cattedrale di Perugia, oppure alla Galleria Nazionale delle Marche ad Urbino. Un pittore molto riconoscibile, sono pochissimi gli artisti che sanno rendere, così come in questo caso De Marchis, la bellezza delle pennellate. Prego Margherita dalla regia per condurci nel mondo delle comparazioni stilistiche. Esatto, penso sia molto utile anche per voi capire, visto che siete conoscitore dall'occhio ormai fino e abituato a distinguere differenti stili, è importante questo tipo di comparazioni che abbiamo realizzato da quanto siamo nel nuovo studio, che tra l'altro ospiterà parte della mostra. Dicevamo De Marchis, come giustamente ricordato Margherita, conosce, è napoletano d'altro canto, la pittura inquieta, burrascosa di Salvator Rosa. È una veduta, è una visione del mondo anticlassica, nel quale prevale in questo caso la forza distruttiva del fuoco. Guardate anche l'indicazione delle trabeazioni, di come si erano innalzate le facciate, le pareti di queste costruzioni, in parte del 600, in parte antiche, e sono proprio quelle antiche, tra l'altro, in pietra, a sembrare sopravvivere a questo crollo che invade un po' tutta la parte centrale del dipinto. E come in Salvator Rosa, ma anche come in Montanini e tanti altri maestri che seguono questo filone anticlassico, spesso compaiono le figure che esse stesse guardano, come queste serie di personaggi, l'evento rappresentato in diretta. A 6.000 euro Alessio De Marchis. Ci spostiamo ora sulla Maddalena invece, perché anche quella ha un fascino molto molto particolare, specie se confrontata con l'attività di Scipione Pulzone, questo pittore di area centro italiana che però naturalmente conobbe diversi modelli figurativi che possiamo rintracciare nella cultura veneta, ma anche nella cultura nordica. Ecco, guardate le lacrime sul volto di Maria, ecco, guardate quanto la nostra Maddalena, non Maria, si avvicina nell'idea compositiva di questo volto piegato, con l'aureola che naturalmente ne caratterizza il capo. Maddalena è una penitente frequente dalla pittura della seconda metà del Cinquecento e per tutto il Seicento, la sua iconografia legata al tema proprio penitenziale. Guardate quella sua veste a strisce orizzontali. Mettiamo le due immagini magari a confronto, Margherita.
Grazie, che ritorna con grande precisione nella nostra composizione. Poi naturalmente varia il paesaggio, variano i particolari, anche i capelli sono realizzati in maniera differente. Ecco, l'abbiamo anche a colori, vedete sostanzialmente le cromie con quei verdi così lombardi, perché poi Pulzone conosce anche la pittura bresciana, ritornano nella sua iconografia. Sì, è una Maddalena, questa del 1524, che proviene dalla Cappella del Bono nella chiesa di San Giovanni Evangelisto, ripreso in tutto il 600 grazie anche alla diffusione della stampa di Collart, che può essere quindi alla base della conoscenza che abbiamo del dipinto. Il nostro misura 127x96, ha una sontuosa cornice impero dell'Ottocento che vale 2000 euro, La richiesta economica per il dipinto della scuola della cerchia di Scipione Pulzone, raffigurante la Maddalena, è di 4.600 euro. Guardino che bella questa pisside nella quale vengono collocati gli unguenti che la penitente utilizzava per asciugare, per profumare poi i piedi del Cristo. Ed ugualmente guardino il fascino di quella panno bianco, di quel velo che era relativo proprio al sepolcro del Cristo, probabilmente la Veronica, vedete, tutto ricamato nei suoi orli. Poi prospetticamente è ben resa anche la diagonale su questa pietra, sul sepolcro, ove Maria e ove Maria Maddalena compiange il Cristo. 4.600 euro per l'opera che vi stiamo presentando. È una puntata che è ricca di novità, avete già confermato ben due opere in questi primi minuti, poi interessante è stata la dedica alla prima parte della mostra degli animali nell'arte. Andiamo a vedere cosa è però entrato, visto che parlavamo di Correggio, al posto del magnifico Moia che andrà in visione a Monza. È entrato un dipinto del XIX secolo, una raffigurazione della Reggia di Colorno, che si trova proprio vicino a Parma e che a lungo ha ospitato con un giardino straordinario, poi rielaborato nell'Ottocento sotto Maria Luigia, appunto i giardini Farnesi. Una rocca, è una struttura in questo caso rielaborata secondo varie fasi architettoniche, una tempera su tela, siamo nell'Ottocento. Quel che mi importa evidenziare è il soggetto, anche questo molto molto raro. È la prima volta che ho il piacere di presentare la Reggia di Colorno a 2.800 euro. 2.400. A 2.400 euro abbiamo la Reggia di Colorno, questa località vicino a Parma, tra l'altro oggi gran parte delle meraviglie che erano ivi contenute sono state trasferite al Museo di Capodimonte, per cui quando andrete a Napoli, tra l'altro c'è la mostra di Caravaggio che vi invito a visitare, avrete modo di vedere molte opere pittoriche di origine emiliana, perché i Farnesi e i Borbone, sposandosi, unirono le loro collezioni. A 2.400 euro, foste parmensi o emiliani, e non dovreste perdere questa immagine della nostra grande Reggia, una delle più belle regge neoclassiche d'Italia. Però lascerei Parma, attraverserei la sezione dedicata a Napoli, a Pestum, con la Porta Capuana e i templi di Era e di Atene, attraverserei questo spaccato della Roma ottocentesca con un acquarello, salutiamo l'amico Francesco che mi ha richiesto l'opera, andiamo a vederla all'interno, parlavamo prima degli animali nell'arte, ecco certamente comparire gli asini, i cavalli, quali elementi di trasporto, vedete qui sta trainando questo carretto sul quale si festeggia, un'opera squisita che ci racconta il sopravvivere nella città più bella di Roma,
romana, attraverso il colonnato che vediamo descritto con somma attenzione, e si tratta del colonnato del podio del Tempio di Minerva e la fondazione della Porticus Absidata, che è la porta qui raffigurata, ovvero un monumentale ingresso con pianta semicircolare aperto dietro al Tempio della Dea per consentire l'accesso dalla Suburra, quartiere dell'antica Roma, quartiere che si estendeva tra circa il Quirinale e il Viminale. E guardate l'attenzione alla descrizione della parte antica del foro di Nerva, che era stato inaugurato nel 96 d.C. Qui è un maestro eccezionale quello che firma J. Martin, il nostro dipinto, che è, lo ripeto, un acquarello su carta con cornice 89x69. Guardate, amici di Roma, soprattutto la descrizione dei fregi, delle colonne corinzie, dei capitelli corinzi, delle colonne rastremate, i pilastri, ma anche le figurette che stanno vivendo nell'Ottocento e dando e ravvivando un tempio antico come quello di Minerva, che è parzialmente occupato da strutture abitative, è rimasto in piedi fino alla sua demolizione agli inizi del 600 ad opera di Paolo V. Quindi viene demolito e dopodiché intorno alle sue rovine nascono queste nuove strutture abitative. Tra l'altro le colonnacce furono oggetto di scavi archeologici tra il 1926 e il 1940, quando furono scoperti anche i fori imperiali e fu aperta l'omonima via. Quindi è un documento prezioso della Roma antica, ma anche, soprattutto, della Roma del XIX secolo. E infatti, se andiamo ad osservare sulla destra quel drappello di figure, stanno leggendo delle grida, delle comunicazioni, eccole qua, relative alla quotidianità, per cui abbiamo i personaggi che si accalcano intorno alla nota del teatro, a quello che veniva rappresentato. Guardate anche l'eleganza di questi uomini con il classico cilindro sulla testa, cappello cilindro, ma anche i copricapi romani delle donne impegnate nelle loro varie attività. Poi trovo affascinante questo gruppo sul Calesse. Guardate, è una sorta di gruppo che sta brindando, festeggiando alla nascita o al battesimo del fanciullo. Per cui sono documenti preziosissimi anche della vita di quegli anni a Roma, a 2.800 euro. Tra l'altro, John Martin, che nasce nel 1789, muore nel 1854, è un artista prolifico nella tecnica dell'acquaforte, dell'incisione, un illustratore, pensate, esposto alla Royal Academy of Art, per cui un artista musealizzato. D'altro canto, un acquarello del genere, che sembra una fotografia, non può che essere eseguito da un grande maestro a 2.800 euro soltanto. È incorniciato, sotto vetro, di grande interesse documentaristico, a 2.800 euro. Vi dicevo, lasciata Napoli, Roma, andiamo a Firenze. Saluto tutti gli amici che amano l'Alta Epoca. Questa è un'opera che io non perderei per nulla al mondo, perché è un Cristo risorto, e abbiamo celebrato soltanto una settimana fa la Santa Pasqua. Qui siamo a Firenze nel 400. Guarda, arrivo proprio da pochi minuti fa dalla mostra che Palazzo Reale dedica ad Antonello da Messina, questo straordinario artista che nel suo soggiorno fiorentino e veneziano, recependo quelle che erano le novità della pittura sia veneta che fiamminga e fiorentina, aveva realizzato le opere straordinarie, una mostra che invito a visitare tutti, dal San Gerolamo della National Gallery all'Annunziata. Sono presenti le più importanti opere, tutti i ritratti anche di Messina, di Antonello da Messina, che
all'incirca. Compie la sua straordinaria parabola artistica negli anni in cui uno scultore fiorentino, utilizzando la pietra che proprio intorno a Firenze si trovava, che è questo grigio arenaria tipico appunto di Firenze, dava e realizzava questo rilievo che io trovo di grandissimo gusto. Siamo nel 400, amici. E allora l'attenzione è posta non solo a un'iconografia che si lega ad un concetto classicheggiante, come si può evincere da queste due cornucopie ricolmi di frutti, come si può osservare da questo mascherone al centro, dal valore certamente simbolico, ma che poi il nostro grande maestro fiorentino, e qui sicuramente abbiamo alle spalle di quest'opera un scultore di primo piano, sa entrare nel dramma della figura di Cristo, che vediamo anche qui con i segni dei chiodi, che vediamo anche qui scolpito con grande attenzione nei dettagli del panneggio, ma anche del costato e soprattutto, devo dire, nella capigliatura, nella barba. Guardate anche l'idea di quell'aureola in prospettiva. Una richiesta economica per la nostra formella in pietra del XV secolo, per cui lo ripeto, siamo nel 400 in area toscana, pietra serena è il materiale utilizzato, e quella soltanto dei 6.000 euro. A 6.000 euro. Vorrei chiudere la panoramica, prima di cioè la presentazione di queste opere, prima di passare la palla a Margherita per la sua panoramica, con le due console, che sono napoletane. Guardate l'intaglio estremamente ricco delle 8 gambe sinuose, la linea serpentinata, concava e convessa, caratteristica degli arredi più importanti del regno borbonico, con, vedete, queste golette tipiche, le roselline che sbocciano, tutte dorate a Mecca, piani bianchi elegantissimi, con striature grigie. È un pandan che potete collocare in un salone, in camera da letto, insomma, dove desiderate, perché sono così eleganti e così belle che non possono mancare di piacervi tutti i giorni e che le guarderete. La richiesta economica per le nostre due console è di 11.000 euro per la coppia, quindi 5.500 euro. Allora, andiamo ad incontrare Margherita, grazie a tutti coloro che ci stanno chiamando e che hanno confermato in questa bella domenica di 28 aprile, saremo con voi naturalmente anche tutto maggio, saremo con voi ad Amart settimana prossima, a partire dal 7 di maggio con l'inaugurazione, e saremo con la grande mostra qui in galleria dedicata agli animali dal 9 di maggio in poi fino alla domenica del 19. Margherita, buongiorno, benvenuta, bentornata. Buongiorno Federico. Tra noi. Allora, controlliamo l'audio. Andiamo a controllare l'audio, Vania, grazie. Allora, siamo in diretta, Margherita aveva cominciato la panoramica. Qualche problema di audio, ora funziona. Funziona? Benissimo. Ok. Pronto? Benissimo. Allora,
Ben ritrovati, perfetto. Grazie mille per le segnalazioni. Federico non controlla mai il mio audio quando entro. Oggi siamo senza Francesco. Allora, numero 1, riprendiamo una coppia di Nature Morte di Anna Caterina Gili. Siamo nella prima metà del Settecento, nella prima metà del XVIII secolo, con una coppia di tele davvero collocabilissime, perché la misura è di, con la cornice, 37 cm per 46. Sensazioni tattili, sensazioni legate all'olfatto, sensazioni date dalla vista di colori così vivi, di colori allegri, i gialli, i rossi, i rosa, questi azzurri sono davvero, davvero... Assolutamente, assolutamente, Vania, andiamo, accompagnami a fare un caloroso saluto al signor Giuseppe di Catania. E, andiamo subito, Vania, andiamo, precedimi, che così andiamo in, a presentare l'opera. Vai, 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 Vania. Eccoci qua, andiamo, 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 Vania, perché dobbiamo ripercorrere tutto lo studio. Qui abbiamo una scultura davvero interessantissima. In primis per l'antichità, perché siamo con una scultura davvero, davvero interessantissima. Allora, la formella è bellissima, io ho perso il listino, siamo nel XV secolo, quindi siamo nel 400, in pietra serena, 41 x 46 cm è la misura, con la base arriviamo a 50 cm e questa è la resurrezione del Cristo, abbiamo appena passato la Pasqua, vediamo il Cristo in piedi sul sepolcro con le due cornucopie che racchiudono frutta, fiori, due cornucopie incredibili con un mascherone al centro. Mamma mia, qui abbiamo una bellezza incredibile. Una raffinatezza, una, guardate, guardate anche solo la presenza dei chiodi sulla mano, la presenza delle stigmate, la presenza del segno della crocifissione, che è stata sconfitta la morte dal Cristo con la resurrezione. E qui lo vediamo in questi dettagli incredibili che solo la scultura del XV secolo ci permette di apprezzare. 6.000 euro è la richiesta e sono davvero contenta che il signor Giuseppe di Catania abbia avuto l'opportunità di vederla, perché è davvero un pezzo che in una collezione come la sua sicuramente andrà a creare un ulteriore valore aggiunto. Assolutamente, assolutamente. Come fa notare Federico al telefono, abbiamo anche un basamento che la va a sostenere, valorizzare ulteriormente, perché insomma va collocata in maniera davvero incredibile, incredibile. XV secolo. Scultura in pietra serena. Sentiamo un po' Federico, quale notizia ci porta? Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, lasciamo un attimo il rilievo e andiamo, Vania, torniamo all'inizio della nostra trasmissione. Con della nostra parete, davvero ricca, ricca, ricca di opere. Quest'oggi troviamo tutti i generi
che Ars Antico vi propone: delle nature morte, i paesaggi, la pittura religiosa, sculture, in ogni materiale quasi che la natura e l'umana perizia ha saputo sfruttare. Eravamo alla coppia di nature morte della Gili, siamo in ambito torinese, prima metà del Settecento, 5.500 euro è la richiesta, mentre al numero 2, Michele Cascella, siamo nel Novecento ovviamente, con il grande pittore nato ad Ortona nel 1892, e qui torniamo nel tema della Pasqua, perché Cascella titola il dipinto Pasqua dell'anno santo 1933. È un olio su tavola che vi proponiamo a 16.000 euro. Vi sottolineo proprio di controllare anche la firma che qui vediamo in basso a destra, Michele Cascella, 1933, Roma. 16.000, una veduta inusuale di Piazza San Pietro. Ma andiamo a un'altra proposta sempre di tema pasquale. Settimana scorsa, domenica, avete chiamato davvero in tantissimi. Vi saluto uno ad uno. Il signor Luigi, martedì verremo da lei per la battaglia. Saremo un po' in tutta Italia per portarvi le vostre conferme. Compianto sul Cristo morto, siamo nel XVIII secolo in Emilia, una terracotta raffigurante l'episodio del compianto, proposta 2.800 euro, 2008, mentre il Comò Luigi XV viene proposto a 1.900 euro, 1.009. Mania, per favore, torniamo sul compianto, per favore, perché la base ovviamente è stata applicata in epoca successiva. La scultura in terracotta si compone da questa... Ho sentito, infatti siamo proprio qua, perché la scultura è interessantissima. Ha una misura di 25 cm per 10 con una profondità di 11 cm. Una scultura intensa che vede il Cristo morto, il Cristo dolorante, il Cristo dove le ferite ancora hanno il segno del sangue sulle ginocchia, sui piedi dove è avvenuta la crocifissione, il capo al sangue della corona di spine, e questo angelo cerca di portare un conforto a questo corpo martoriato per portare la salvezza. La richiesta economica, ricordo, è di 2.800 euro, 2008. Terracotta policroma. Vi voglio anche mostrare, ovviamente, a 360 gradi l'intera scultura. Eccola qui, vi vedete nella parte del retro. Assolutamente. Eccola qui. 2.800 euro, una terracotta che gli amanti e i collezionisti della scultura in generale, ma soprattutto mi rivolgo ai collezionisti legati al materiale della terracotta, troveranno davvero un'opera che vi porterà grande soddisfazione. Oggi, Vania, sono un po' impappinata, sono andata in vacanza settimana scorsa, la vacanza non fa bene, fa perdere un po' probabilmente il ritmo, no, a parte gli scherzi. È una scultura interessantissima, ma a proposito di terracotte, Vania, andiamo, proprio adesso che ti stai soffiando il naso, vengo a interromperti, andiamo un secondo anche su questa di terracotta, questa Madonnina con il bambino. Mi sono già posizionata in pole position, una Madonna con il bambino. Oggi abbiamo una puntata ricca. Sì, dottoressa,
è in conferma il Cristo in terracotta. Allora Vania, torniamo un attimo là, facciamo squillare il campanellino. Bellissimo, di Molfetta, e poi, che salutiamo. Di Molfetta, benissimo. Ah, ma la Puglia in questo periodo è davvero una fuori classe. Perché in questo periodo tanti nuovi amiche, tanti nuovi amici della Puglia stanno scoprendo la realtà di Ars Antiqua, che pur essendo a Milano come base, e arriva comunque a casa vostra grazie a questa vetrina televisiva. Nel momento in cui confermate un'opera, non la state acquistando, la state riservando per la visione. Non vi preoccupate se siete lontani, per noi siete comunque vicini e raggiungibilissimi. Complimenti all'amico di Molfetta. Il segnale della conferma è il squillio del nostro campanellino. Dopo lo ritireremo, ma andiamo avanti perché il tempo stringe. Venere Italica, abbiamo una richiesta di 6.500 euro, altezza 106 centimetri. E poi questa Maddalena penitente sul sepolcro. Questa Maddalena che è appena andata, come ci ricorda il Vangelo di Matteo? Maddalena era andata con la madre di Giacomo al sepolcro, portavano gli oli per pulire il corpo di Cristo, per portarlo alla morte, secondo proprio tutto il rito che doveva seguire la morte. E qui la vediamo con la pisside. E immaginate lo stupore, immaginate la paura, immaginate anche la rabbia nel vedere il sepolcro vuoto. E poi la rivelazione data dall'angelo: Cristo è risorto. E qua vediamo una Maddalena contrita di fronte al sepolcro vuoto, impaurita. La pisside, questo vasetto qui rappresentato in maniera così preziosa, e questo panno ricamato finemente sui lati. Una Maddalena che ha una storia in questo dipinto davvero interessantissima. Dopo la riprenderemo e la racconteremo. Vi dico solo che la richiesta economica per un dipinto di una dimensione importantissima, perché è 130 per 96 centimetri senza la cornice, è proposto a 4.500 euro. Non posso credere che rimanga qui a parete. Al numero 4, che andiamo un po' rapidamente perché sono tante le opere anche questa sera, 6.000 euro, Alessio De Marchis, un incendio, colonne di fumo, fiamme che ardono e distruggono questa architettura, ma qui in basso la salvezza. I personaggi stanno fuggendo, stanno percorrendo questa strada e attraversando il ponte hanno la salvezza da questa città in fiamme. 6.000 euro, un soggetto particolarissimo che è quello legato all'incendio di cui Alessio De Marchis fu grande interprete e conoscitore. Un interno di locanda, sono innumerevoli personaggi che ritroviamo in questo dipinto, animato anche da alcuni cagnolini che giocano con i bambini o fanno la guardia, controllando chi sono i personaggi pronti alla festa che stanno entrando da questa porta socchiusa. Il mondo è quello di Elmbrecher, quindi siamo nel mondo fiammingo, siamo in un interno di taverna davvero poderoso nella dimensione, poderoso per la dimensione, perché senza la cornice siamo sui 95 per 134 centimetri. 7.000 euro è la richiesta. La cassapanca invece, un bel noce intagliato, capientissima, ha una richiesta di 2.800 euro, 2.008. Ahimè, facendo una inquadratura così dall'alto verso il basso sembra un po' strettina. Vania, dovreste inquadrarmi sempre così appaio alta
e magra come questa cassapanca, che invece ha una bella misura proporzionata perché la larghezza è di 159 cm e l'altezza di 60. Quindi Vania, ricordati, d'ora in poi fai solo inquadrature dall'alto verso il basso per me, così da casa mi vedranno alta 1,80 m e... A parte gli scherzi, una bella cassapanca, 2.800 euro, siamo nel XVII secolo, sobria nell'intaglio con queste lesene che scandiscono le due partiture centrali intagliate con volute e delle palmette nelle lesene. Bello anche il piede intagliato nella parte centrale e a mensola nel corpo longilineo. 2008, mentre con il numero 6 un bel putto alato all'interno di un ovale, la richiesta è di 3.800 euro, perfetto, immagino magari per un regalo, per una nuova nascita, per anche una nuova famiglia che si sta formando, un angelo custode. Al numero 7 invece San Giovanni Evangelista, un pannello intagliato che vi proponiamo a 1.900 euro, 1.900. La misura invece è 31x55, 31x55, 1.900. Invece terracotta che volevo presentarvi poc'anzi, l'ho persa, è cambiata la scaletta e qua quando si cambiano le cose, vedete tutta la mia scaletta, allora, non lo trovo più. Mi basta un cambiamento, io non trovo più niente in questa. Ve lo dico dopo perché non lo trovo. Numero 8, lo troverà Federico al telefono quando lo chiamerete. Ve la raccomando. Numero 8 invece, l'orazione nell'orto, un noce intagliato 55x38 cm, siamo nel XVII secolo, 1.300 euro. 1.300 euro è la richiesta economica per questo pannello intagliato, vigoroso, con il Cristo accompagnato dagli apostoli che prega l'alto dei cieli, Dio Padre, e l'angelo dall'alto dei cieli che gli porta la croce e il calice. Quindi una simbologia ben definita che richiama anche in questo caso la Pasqua e la struttura stessa, la dimensione. Da vedere. Numero 9 invece Polidoro da Lanciano, detto Polidoro de Renzi, siamo nella prima metà del 500, una tavola con la Sacra Famiglia e San Giovannino, 7.500 euro, 7.500. La Madonna con il bambino ha una richiesta di 3.800 euro, torniamo indietro, 3.800 è la terracotta alta 35 centimetri, siamo sempre nel XVIII secolo, l'area è quella emiliana dove abbiamo i maggiori interpreti di questo materiale fragile, ma che per fortuna è arrivato intatto ai nostri giorni. Madonna con il bambino, XVIII secolo, scuola emiliana, 3.800 euro è la richiesta. Mentre sculture e lignee sono la Madonna con il bambino e San Giuseppe che vi presentiamo, alte 39 centimetri, una piccola Sacra Famiglia quasi per formare un presepe, 2.800 euro, 2.800. Il Comò invece, ricordo della metà del XIX secolo, una richiesta di 2.400 euro, tre cassetti, mosso sul fronte, una mossa sinuosa che porta la sua grazia anche da queste gambe che mosse e contromosse lo innalzano creando un gioco che va a contrapporsi dall'alzato al corpo longitudinale. Bello anche l'intarsio che giustappone le diverse essenze linee con una lastronatura davvero di pregio. Al numero 10 invece un'icona del XIX secolo, vi proponiamo questa sera quattro scene tratte ovviamente dal Vangelo, la richiesta di 2.800 euro, 2.800.
Con il numero 11 invece ci spostiamo nel genere della natura morta. 7.500 euro, ahimè il riflesso sbatte molto sulla tela, ma vi assicuro che ha una bellezza incredibile nei colori, una bellezza nella giusta posizione delle diverse specie cromatiche. E qui è impossibile non riconoscere la scuola di Milano nella natura morta, e precisamente la famiglia Caffi, la famiglia di Margherita Volò. 7.500 euro è la richiesta, una misura davvero importante quella che vi proponiamo, perché con la cornice arriviamo a 124 centimetri per 100, 7.500 euro. Il tavolino invece che vi propongo ha una struttura in legno intagliato e dorato, un tavolino da centro, lo proponiamo a 900 euro. Il piano, sottolineo, nasce con la struttura perché segue perfettamente l'andamento della struttura lignea, impreziosendolo con questo color graniglio, un marmo rosso veronese davvero elegantissimo, elegantissimo. La richiesta economica, ricordo, di soli 900 euro, soli 900 euro. Guardate che bella il raccordo che porta a congiungere le quattro gambe con al centro la valva di una conchiglia. 900 euro. E poi, le sorprese per questa sera non sono ovviamente terminate, perché alle mie spalle, dietro a queste tende di velluto blu, si cela un'opera che il nostro Giuliano saprà narrare con grazia, saprà narrare davvero in maniera... Non vi do ulteriori suggerimenti su cosa è celato. Vi lascio con un po' di suspense. Al numero 12, una natura morta altrettanto interessante da riferire al mondo di Andrea Benedetti. Siamo nella prima metà del XVII secolo. La richiesta è di 10.000 euro. Andrea Benedetti. La firma del Benedetti, tra virgolette firma perché non troviamo ovviamente il nome per esteso, è bravissimo Vania, che stai andando proprio su questo limone la cui buccia si svolge sulla parte bassa del dipinto, creando un effetto prospettico incredibile. Bellissimo il riflesso sul piatto di questi spicchi di limone tagliati dal frutto, sbucciato, meraviglioso l'effetto del melograno con questi colpi di luce che vanno a illuminare ogni singolo chicco. 10.000 euro, Andrea Benedetti, pittore parmense della prima metà del XVIII secolo. 10.000 euro. Il Beccaria, questa scultura in bronzo, amiche ed amici, non me lo potete lasciare qui, perché chi ha uno studio, immagino legale piuttosto che uno studio professionale, non può assolutamente rimanere indifferente alla riproduzione del celeberrimo monumento del Grandi a Milano. 900 euro in bronzo, alto 49 centimetri, siamo nel XIX, ovviamente, secolo, mentre l'Aquila Bicipite, siamo 100 anni prima, siamo nel 700, 42 centimetri, 1.500 euro, 1.500. La Reggia di Colorno, invece, questa veduta prospettica del meraviglioso giardino all'italiana e del palazzo di Colorno, è proposto a 2.400 euro. Il baule in rovere ferro battuto a un prezzo di 2.800 euro, 2008, e al numero 14 una natura morta di scuola romana con un melone, un succolento melone, acini d'uva, uva bianca, uva scura,
uno sfondo che dà l'idea di un contesto spaziale. Siamo nel XVII secolo, siamo nel 600 romano e la richiesta è di 4.800 euro. 4.800. Sta per iniziare la stagione dove troveremo i meloni, tra qualche mese anche l'uva, ma prima i meloni, e immagino già la freschezza che potrebbe dare una natura morta simile in uno dei vostri salotti, ma perché no anche in una sala da pranzo, in un tinello, in una cucina. Considerate anche l'opportunità di mettere dei dipinti anche in contesti che ne vanno a richiamare il tema. Al numero 15 invece andiamo con Nogari, in un mondo dove i protagonisti sono diversi personaggi, in particolare in questo caso abbiamo il ritratto di un'anziana, di una donna anziana. Nogari era un fuori classe in questo tipo di rappresentazioni perché riusciva a cogliere perfettamente l'espressione, cogliere la bellezza intrinseca del personaggio, della pelle grinzosa, di questi occhi lievemente infossati ma ancora vispi e carichi di elettricità e vita. La richiesta per il nostro ritratto di Nogari è di 5.500 euro, 5.500. Al numero 16 invece vi porto a Napoli, a Porta Capuana, con questo mercato che vi propongo a 2.800 euro. 2.800, Porta Capuana, Napoli, un paesaggio mozzafiato, un brulicare di persone in questo mercato, di personaggi, e all'orizzonte una palla di luce gialla, rossa, che rischiara tutto il mattino. Meraviglioso, 2.800 euro. E restiamo sempre in un tema geografico, perché ora vi porto di fronte al Tempio di Era e di Atena, a Pestum, questi due pazzeschi esempi di archeologia. Pensate come doveva essere passeggiare in queste lande, in queste spianate sostanzialmente animate da mucche, animate da armenti, animate da qualche pastore. La richiesta per questa veduta è di 8.500 euro, 8.500. Ma da Pestum vi porto ora in Giappone, nel periodo Meiji. Siamo all'incirca nel 1870 con questa proposta di 16 centimetri, un monoblocco, marcato con la lacca rossa sulla base. Ora vi mostro anche, ecco qui, lo vedete, con il nostro nuovo sistema per riconoscere le opere che abbiamo sul registro, questo QR code per richiamare il nostro sistema interno per avere tutto sotto controllo. La richiesta per questo monoblocco del periodo Meiji, questa geisha con un bambino, ritratti nel momento in cui lei sta per mettere un piccolo nido con un uccellino, che se tolgo anche il dito magari riuscite a vedere, eccolo qui, lo proponiamo a 2.500 euro. 2.500 euro, guardate che bellezza. Tra l'altro il ventaglio che ha in mano il bambino è completamente intagliato con una perizia che non so proprio come fare a mostrarvi, perché televisivamente, a meno di fare un... potremmo scurire un po', ma come fare? Non riusciamo. Dovete prenotarlo e vederlo dal vivo. 2.500 euro, 2.500. E poi una scena animata, una scena di narrazione, perché qui abbiamo un okimono sempre del periodo Meiji, sempre monoblocchi in questo caso in avorio,
1870 circa, e qui abbiamo un pittore che sta definendo la sua opera e copiando questo pannello che la sua assistente sta tenendo tra le mani. Al centro troviamo tutti gli strumenti per dipingere in un vassoietto. La richiesta in questo caso è di 3.000 euro. 3.000 euro. E poi l'ultima proposta, in questo caso siamo sempre nel periodo Meiji, 1890 è la datazione, è sempre un monoblocco in avorio, in questo caso l'altezza è di 17 centimetri e qui abbiamo una richiesta economica di 3.500 euro. 3.500. Vania, si riesce a rendere la... quanto è sottile questo ventaglio? Vi rendete conto di come ha lavorato l'artigiano per realizzare questo ventaglio, addirittura andando a definire le singole bacchette? E qui abbiamo le borracce fatte con le zucche entro le quali si trovava il liquore, la bevanda prescelta. Il personaggio ha nella mano sinistra una coppetta che, toccandola, fa impazzire da quanto è sottile, da quanto è dettagliata. E poi una cosa particolarissima che amo in questo genere di sculture è il pasto all'interno della scatola, del bento. 3.500 euro. 3.500. Incredibile. E poi il numero 19 questa scaletta oggi non sta ferma, continua a mandarla nell'inquadratura. Vania, ora di questa sera, probabilmente prenderà uno di questi oggetti, me lo tirerà in testa, perché continua a passare di fronte alla sua telecamera in maniera davvero impudica con questa scaletta che mi porto qua. 3.500 euro, 3.000 euro, 2.500. Numero 19 invece, dal Giappone, ritorniamo in Italia, ritorniamo precisamente a Roma, in un contesto che oggi è completamente differente, perché siamo alle Colonnacce, nel foro di Nerva, e come avremo modo di vedere tra poco, il paesaggio oggigiorno è completamente differente. Quindi con questo acquerello di Martin, noi vi proponiamo, oltre alla bellezza di una scena animatissima con una quantità di personaggi ritratti in pose completamente diverse, vi proponiamo anche un autentico documento storico, un autentico documento che permette di vedere la città com'era nel XIX secolo. Guardate che meraviglia questo gruppo di amici che a bordo di questo carretto, il cui cavallo trainante è decorato con pennacchi sul capo, avanzano al suon di brindisi sostanzialmente, mentre le altre donne, bellissima questa con il costume ciociaro, sono rappresentate in diverse fogge, la donna più elegante, la donna del popolo, una moltitudine di personalità, e poi questi uomini che sono intenti nella lettura di queste locandine che ci riportano a un programma teatrale dell'epoca. Le altre due donne invece alla finestra con questi panni per far prendere aria, ma addirittura vedremo più tardi la numerazione degli ingressi, come cambia nel giro di una decina d'anni. Quindi numero 19, ricordo, la richiesta è 2.800 euro, 2008. Numero 20 invece, una Madonna con il bambino, delicatissima, delicatissima,
1.800 euro è la richiesta, 1.800, e poi di area toscana del XV secolo, siamo dunque nel 400, un rilievo in pietra serena che sta facendo riflettere molti di voi. Il soggetto è quello della resurrezione di Cristo, lo vediamo in piedi al centro, all'interno della vasca del sepolcro, circondato da due cornucopie ricche di ogni, potremmo dire, ricco di ogni ben di Dio, con frutti, con elementi floreali, e il mascherone centrale, un diavolo sconfitto, perché la risurrezione di Cristo sconfigge la morte, sconfigge il male. E qui lo vediamo sconfitto ai lati e nella parte bassa di questo rilievo, ricordo, in pietra serena. 6.000 euro, 41 per 46 centimetri, con la base arriviamo ad una dimensione di 50 centimetri dalla base al culmine. Una scultura che cerca la collezione di un intenditore, una scultura che cerca la passione che anima tanti di voi. Con il numero 21 invece un pandan, due paesaggi che vanno a portare l'attenzione al mondo veneto, precisamente il mondo è quello di Marco Ricci, e li proponiamo una richiesta davvero. Quando Federico me l'ha detto, non volevo crederci. Non è la classica sparata per farvi capire quanto sono buoni i prezzi di Ars Antiqua. Io davvero non ci credevo. 3.800 euro è la richiesta per il pandan, 3.800. Mentre i due sono elegantissimi, questi candelabri, quattro luci, come si suol dire, marmo rosa, bronzo davvero, mamma mia, 4.200 euro, 4.200 euro per entrambi ovviamente. Vania, riesce a inquadrarli entrambi in una... Ah, bene, Federico. Allora, prendo subito il campanellino e vi do una bella notizia, perché sono contentissima che non vi lasciate scappare nulla. Siete attentissimi. Complimenti. Squillo il campanellino per il signor Giuseppe di Catania. Complimentissimi, perché si porta a casa una scultura incredibile. La chiamo domani, così le faccio di persona i complimenti e definiamo quando saremo nella sua splendida città. Splendida, mi piace tantissimo. Eravamo ai due candelieri, 4.200 euro, la coppia invece di console, e qua mi si vede passeggiare nello specchio, di 11.000 euro, 11.000. Specchiera che è altrettanto bella, che vi proponiamo a 1.900 euro. 1.900 euro è la richiesta per questa specchiera toscana del XVIII secolo. Cimasa centrata da una valva di conchiglia, due volute ai lati, una ricchezza che... Magna, prova a inquadrare con anche la mia figura al centro, in modo da permettere a tutte le amiche, tutti gli amici che vogliono portare a casa. E Federico parla dallo specchio oggi. Facciamo un... Eccolo Federico che passa dietro di me. È sicuro? Rido perché... Adesso lo posso dire, Federico. Allora, Federico, l'avete visto passare dietro le mie spalle nello specchio, perché voleva sostituire la scultura che abbiamo appena prenotato dal signor Giuseppe, che ci scuserà, non toglieremo dalla parete perché ha un peso davvero considerevole.
E siccome oggi non c'è Francesco in studio, è solo Federico che ha tentato di trasportare la pietra, ma devo dire, io ovviamente gli ho detto che non l'avrei aiutato perché è troppo pesante per me. Vania è alla telecamera, quindi direi che non possiamo interrompere la trasmissione in maniera così drastica. Allora, prima di tirarci sui piedi l'intera scultura e non poter accontentare il signor Giuseppe, Federico ha deciso di lasciare. Ma è stata una scena molto divertente, perché dallo specchio abbiamo rischiato di fare una serie di papere, come si suol dire. Federico, dopo questo simpatico intermezzo, le rilascio la parola, perché ho sentito che al telefono tanti sono un po' in fermento per sapere cosa si cela dietro a queste vellutate tende blu. Le novità di Ars Antiqua sono plurime: in primis la partecipazione ad Amart, in secondo luogo la mostra sugli animali. Io vi voglio ricordare di mandarci le foto dei vostri amici a quattro zampe, a due zampe, quello che preferite. So che tanti hanno cagnolini, hanno gatti, qualcuno ha anche delle papere e delle oche. Quindi mandateci tutto quello che volete, perché sono davvero una compagnia incredibile. Quando Federico ci prenderà un cagnolino per la galleria, raggiungeremo la pace dei sensi. Era un'idea avuta ma subito abbandonata. Ma io e Francesco lo volevamo tanto. No, sarebbe bellissimo avere naturalmente un cagnolino in trasmissione. Qualche scorrazza. È un'idea, ma... Ma settimana prossima vediamo cosa riusciamo a inventarci. Intanto mandateci le foto dei vostri amici quadrupedi o bipedi, le manderemo in onda, perché sono una meraviglia. È una meraviglia che l'arte ovviamente ha reso omaggio. Vi lascio con Federico, vado a rispondere perché suona già il telefono. E complimenti per le conferme. Grazie. Tra l'altro due nuovi amici, sia l'amico di Molfetta per il Cristo in Pietà che l'amico Giovanni da Catania. Da Catania, pensavo prima proprio a Catania quando ero a vedere Antonello da Messina e vede che è arrivata la chiamata, nulla accade per caso. È successa una cosa incredibile a proposito del nulla accade per caso a chi vi sta parlando davanti all'Eremitage. Pensate, stavo osservando un dipinto tra i 3 milioni di opere che si trovano a questo magnifico museo russo, e mio fratello mi ha chiamato in quell'istante parlandomi di un quadro che deriva da quella tavola. Io mi sono girato e mi sono visto la tavola davanti ai miei occhi, sono rimasto senza parole. Cioè, accadono delle cose nella vita tante volte volute da un qualcosa di superiore che è difficile anche spiegarsi. Comunque sono ben felice che le due opere siano state confermate in Puglia e in Sicilia. Sono regioni che amano l'arte, e straordinariamente ricche di bellezza, a partire dalla Magna Grecia sino al Barocco, e ci fa piacere che queste due opere, tra l'altro una terracotta bolognese e un Cristo toscano, vadano dai nostri collezionisti. Complimenti. Vi dicevo, sarà una grande settimana quella che ci accingiamo ad incontrare. Mandateci le foto dei vostri animali, perché inizierà la mostra. Domenica prossima, nuova sezione dal museo, da Palazzo Martinengo di Brescia, dedicato agli animali nell'arte. Animali che potete osservare, per esempio, in questo dipinto numero 5 di un pittore fiammingo, ma che dipinse e soggiornò a lungo a Roma. Infatti lo si può evincere anche dai costumi di questi personaggi. È un pittore che rientra nel genere dei bamboccianti, il nostro Emser, poiché a Roma, dove era giunto dalle Fiandre, era nato nel 1633, giunge già nel 54 a Roma, come ricorda Baldinucci nella sua biografia. È attivo anche a Napoli e a Venezia. È una scena d'interno, è un'osteria che ci racconta una serie di aneddoti da questa figura che sta cucinando. Guardate anche l'attenzione ai singoli dettagli. I bamboccianti, che prendono nome dal primo di questi, Peter Van Laer, detto il bamboccio, raccontano una realtà ancora più veritiera di quella del Caravaggio stesso. Sono due volte veritieri, reali, perché ci parlano della quotidianità. Ciò renderà naturalmente i teorici del classicismo contrari a questo movimento, Bellori in primis, un movimento che si allontana dall'ideale classico della bellezza
ideale per raccontarci invece la verità di questi bevitori spesso ubriachi e del pane, del vino, o come in questa scena addirittura l'ingresso di un gruppo di protagonisti inattesi che stanno tra l'altro suonando degli strumenti musicali sullo sfondo. E tutto ciò crea una sorta di inquietudine nei protagonisti che vengono ad osservare la scena, alla quale partecipano gli animali stessi, i due cani che vediamo, uno giocare con dei bambini in primo piano e l'altro rivolto, come alcuni dei protagonisti, verso lo sfondo. Per cui Dirk Emberberg osserva, vi dicevo, i maestri, i bamboccianti, il Vallare, ma anche Jean Miel e Michelangelo Cercuozzi. È un'opera molto interessante quella che vi stiamo mostrando, di un pittore che poi tornerà a Parigi, dove rimarrà per alcuni anni, ma morirà invece a Roma, tornando in Italia, a 7.500 euro. Siamo in diretta, state confermando da tutta Italia, ci fa molto piacere. Guardate anche la cornice, come è monumentale. Io saluto Margherita un attimo, anche chi ci sta seguendo via internet, e saluto la signora Debbie di New York in particolare, che ha un loft bellissimo, tutto neoclassico, ma nel quale ha inserito anche dei pezzi rinascimentali. Perché? Perché quello che vi stiamo presentando non è soltanto bellezza, non è soltanto stile, non è soltanto emozione, ma come la signora Debbie nel suo loft newyorkese ha ben capito, e anche arredare e rendere vive le nostre case, tornare la sera, essere circondati di bellezza, come ricorda un altro grande protagonista della nostra storia, Dostoevskij, che veniva, pensate, ogni anno a visitare Roma con le opere raffaellesche, la Madonna di Santa Cecilia, proprio per abbeverarsi di pura bellezza e di spirito. La bellezza salverà il mondo, per cui anche voi, acquistando le opere d'arte, rendete speciale la vostra esistenza, la vostra dimora si arricchirà non solo tanto nelle pareti, per cui alzando i vostri occhi sarete circondati di bellezza, ma si arricchirà anche di spirito, di conoscenza, di storia. Ognuna delle opere che vi stiamo presentando questa sera ha una sua storia. A 2.800 euro, guardate, vi parlavo di Dostoevskij, questa icona russa. Tra l'altro divisa in quattro sezioni, a partire dall'Adorazione del Bambin Gesù, Immagini di Pastori, poi il Battesimo del Cristo, la Madonna col Bambino, le Tavole della Legge che Cristo dà dall'alto dei cieli, e poi, guardate, lungo questo asse verticale, il Crocefisso, Dio Padre Onnipotente nell'alto dei cieli. A 2.800 euro credo sia un'opera che non possa essere lasciata a parete, per la ricchezza di colori, per il numero di protagonisti, per la misura. XIX secolo, il mondo è quello delle icone, di queste immagini che rimandano ad una realtà sovrannaturale che questi artisti, in un linguaggio da sempre uguale, a partire appunto da Bisanzio e poi fino ai paesi slavi e a Costantinopoli, aveva a lungo raccontato per immagini, icona, immagine per scrittura, scrittura delle immagini, la bellezza del mondo trascendentale. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto. Federico, la comunicazione artistica è un vero tormento, ma tu la renderai piacevole, gradevole, così. Signori, Ars Antiqua ad Artem, conduce Federico Bulgarini. Grazie a Giuliano che ci introduce alla sorpresa di questa sera. I cieli fermarono la loro armonia, cantando Maria una soave melodia a Gesù. Con voce divina la Vergine bella, più vaga che stella, contempla il bambino dormiente. Le guance di rose, le labbra, un bocciolo e le mani. Gemme chiuse, ancora timide, così fragile, addormentato, così caldo sul suo cuore in subbuglio. La madre adagia il manto dei cieli, donando al volto divino un bacio.
il figlio e la madre, la rosa col giglio, il frutto col fiore. E questa melodia musicale di Giuliano ci introduce all'opera attribuita a Francesco Trevisani, 134x182 la misura del dipinto che vi stiamo presentando e che ci porta ad uno dei grandi protagonisti della pittura a cavallo tra 6 e 700 a Roma. Guardate la pala, guardate il racconto iconografico che è quello della Vergine Maria che svela il bambino Gesù addormentato, dipinto carico di significati anche simbolici che vedremo tra poco, quadro affascinante attribuito a Francesco Trevisani, uno dei pittori insieme a Benedetto Lutti più importanti nella Roma rococò di primo Settecento dopo il tramonto l'affievolirsi del portato classicheggiante della pittura di Maratta. Abbiamo la parte destra che è sostanzialmente un tripudio celeste di angeli che suonano il liuto, che suonano uno strumento a bocca, dinanzi a uno spartito dove uno dei due putti sta, vedete, con la mano alzata. È un quadro di una qualità strepitosa, noi lo attribuiamo a Francesco Trevisani, potrebbe anche avere in alcune parti o in toto la mano del maestro, perché andiamo subito ad osservare dalla regia i riferimenti a questa opera che in controparte richiama altre opere più note. Questa è quella di Casa Martelli a Firenze, dove vedete compare il Bambin Gesù, il San Giovannino e la Vergine, che svela quasi a voler mostrare il carattere divino del proprio figlio. I giochi di luce sono sempre molto molto equilibrati. Questa è una derivazione dal dipinto che si trova a Dresda, alla Gemalde Galleria, del quale si conosce questo dipinto e anche l'originale. È una immagine sacra dove non compare la parte invece relativa ai santi. Se riusciamo a mettere le due immagini possiamo proprio far corrispondere questo gruppo. Guardate, la qualità è analoga al nostro dipinto, ecco, lo vedete? Questo gruppo dove abbiamo una luce interna che riverbera sul volto di Maria e poi con una serie di riflessi scende fino a colpire i due angeli in diagonale e naturalmente, guardate, lasciando in penombra il volto del Cristo. È un quadro di una poesia luministica assoluta. D'altro canto Trevisani ha proprio in questa capacità di una estrema morbidezza e leggerezza del modellato, in una questa illuminazione diffusa che levica i volumi, una delle sue peculiarità. È un maestro nato a Capodistria nel 1656 e che si era formato con un altro grande maestro veneziano che abbiamo presentato cinque domeniche fa con quei due capolavori straordinari dell'Antico Testamento, e ricorderete, stiamo parlando di Antonio Zanchi, erano quelle due tele magnifiche che andranno alla casa di un grande collezionista giovane che davvero avrà modo di gustarsi tutta la teatralità di quelle due stupende pale. Trevisani nasce in quella bottega, per cui il colore è il colore dei Veneti. Guardate il passaggio di blu, di bianco, tutte le linee stanno, Vania, vai anche tu al telefono gentilmente, perché tutte le linee stanno ormai suonando. È un grande quadro, abbiamo visto i riferimenti alle opere del... ecco, questo sono io che ho fatto un po' di violenza nella telecamera. Abbiamo visto i riferimenti alle opere che si trovano nei musei, a partire dalla Gemalde Gallerie di Dresda, ma abbiamo anche poi l'opportunità di vedere quello del Louvre, che sostanzialmente è analogo al nostro, se non fosse che il nostro, appunto, è in controparte. Andiamo a leggere subito anche il valore simbolico. Vi dicevo, la lanterna, un quadro in uno stato di conservazione eccezionale, che illumina dall'interno. Questo è un quadro anche per l'amico Antonio da Alghero, che se fosse al nostro ascolto non dovrebbe mancare nella sua grandissima collezione di maestri d'alta epoca. Guardate i fiori che vediamo qui, il giglio bianco allude alla purezza della Vergine. Maria, regina del cielo, casta e vergine, ha nel giglio bianco il simbolo della propria purezza.
e a sua volta Trevisanico, un pittore estremamente colto. Pensate che addirittura l'opera che si trova al Louvre è stata, pare, donata al re Luigi XIV, il re Sole, da parte del cardinal Pietro Ottoboni, che era proprio stato fatto dal re di Francia, protettore degli affari di Francia, nel 1709. Ecco qui allora, ritornando alla nostra opera, ecco qui allora, come quella del Louvre per il cardinale Ottoboni, la presenza del giglio che vediamo bianco e delle rose e dei garofani rossi che alludono invece alla passione, per cui la passione di Cristo è il riferimento alla nostra simbologia floreale. Ma ugualmente, guardate, nel Cristo l'immagine della croce che prelude naturalmente alla sua futura missione redentrice. E il pomo, la mela che ha nella mano, questo straordinario putto delizioso nella sua delicatezza, tutta roccoccò, pare addormentato, vegliato dal velo dalla madre, in una serie di giochi chiaroscurali delicatissimi, porre la mano sulla mela, per cui il significato è quello del peccato originale, della pomo di Adamo ed Eva, ma ugualmente della redenzione che il frutto proibito porterà attraverso il Cristo alla salvezza dell'uomo. È un quadro straordinario che ho inseguito a lungo, viene da una collezione prestigiosa. Adesso poi Margherita è sempre al telefono, se ho la richiesta economica è vantaggiosissima. Si parla di una pala che misura 182x134 per un maestro che si trova al Louvre, dove ci sono i più grandi pittori del mondo e dove Trevisani è presente. Quadro in uno stato di conservazione eccellente. Guardate addirittura i gioielli sulle vesti degli angeli. Guardate la poesia, amici, di questa pala. Immaginatevela sopra il proprio letto. Immaginatevi ogni sera di coricarvi sotto questo coro di angeli, sotto questa immagine familiare, perché qui l'immagine mariana del Cristo, della Madonna e della Vergine è declinata con una dolcezza straordinaria. Siamo entrati in punta di piedi all'interno di questo edificio, del quale si scorgono sullo sfondo le pareti perimetrali, e siamo stati introdotti da una regia illuministica teatrale che proviene, così come a Roma accadeva per i Caravaggeschi, da una luce interna, una luce artificiale della candela che vediamo in quella sorta di recipiente che la contiene, legato all'alto, e che scende fino a una luce al primo piano su un bellissimo rosso porpora di quel tavolo dove si trova tra l'altro il testo sacro. Vi dicevo, Francesco Trevisani è pittore di pittura religiosa ma anche di pittura mitologica, sempre molto molto aggraziato nella sua pennellata, e si era proprio specializzato anche in piccoli dipinti per la devozione domestica. Ora andrei a Parigi, al Louvre, uno dei musei più straordinari al mondo, per osservare il dipinto analogo al nostro in controparte, e li mettiamo vicini, vogliono gli amici da casa confrontare la qualità. Noi lo attribuiamo a Francesco Trevisani, questo è quello del Louvre, per cui uno dei musei più importanti al mondo, e questo spero si possa vedere bene, è il nostro, vedete, è sostanzialmente speculare l'immagine, per cui può darsi che fosse stato redatto proprio nella bottega di Trevisani, utilizzando magari anche un'incisione. Vedete, la qualità è la medesima, eh? Guardate questo tocco di luce su questo putto, è straordinario. Siamo in diretta, una cifra vantaggiosa, amici di Roma, amici, chiamate la grande pittura, è un pittore della vostra città, ma è un pittore che aveva lavorato anche per il cardinale Chigi, ma una vasta clientela di cardinali degli Stati della Chiesa, sia a Roma che in altre città. Attraverso la morbidezza e la leggerezza nel modellato, i colori e l'illuminazione diffusa che levica i volumi ed evidenzia i cangiantismi, ha cercato di allontanarsi dalla severità di Maratta,
i cui modelli iconografici, questa Madonna con bambino in primis, ha trasformato una sorta di sapore arcadico che preannunciava i pittori francesi come Le Moyne, Carl Van Loo, Nicolas Vleugleu e il Rococò austriaco, un maestro amato da moltissimi committenti che chiederei di risentire con la voce di Giuliano con questa lettura magistrale che ci giunge da Gubbio, dall'amata Umbria. I cieli fermarono la loro armonia, cantando Maria una soave melodia a Gesù. Con voce divina la Vergine bella, più vaga che stella, contempla il bambino dormiente. Le guance di rose, le labbra, un bocciolo e le mani. Gemme chiuse, ancora timide, così fragile, addormentato, così caldo sul suo cuore in subbuglio. La madre adagia il manto dei cieli, donando al volto divino un bacio. Il figlio e la madre, la rosa col giglio, il frutto col fiore. Allora, molte le chiamate, abbiamo due o tre collezionisti d'alta epoca che stanno prendendo le misure, è un quadro di grande fascino, siamo in diretta, Margherita dia pure tutte le indicazioni, guardate la morbidezza, ogni particolare è giocato con una delicatezza di tocco, con una serie di accensioni luministiche straordinarie. Vi dicevo, siamo all'inizio del Settecento, ma certamente Trevisani, camminando per Roma, non poteva ricordare e omettere di richiamare la memoria la grande tradizione del chiaroscuro caravaggesco. Infatti il fondo è scuro, la luce lo illumina dall'interno. Per cui guardate anche la bellezza di questo vaso che vediamo in posa qui. Guardate i panneggi morbidi che scendono. Poi straordinario questo putto con la mela che impugna. Oppure quel concertino dove le pagine, vi dico dal vero, sembrano davvero realizzate con un libro dinanzi agli occhi. Guardate la consistenza della carta, guardate i righi che sottendono allo spartito musicale che le tre figure stanno leggendo. Con Margherita in regia, l'opportunità di conoscerne la richiesta. Allora, Vania, nel frattempo so che c'è stata richiesta dal signor Giovanni dal Lido di Venezia, che salutiamo, un collezionista di icone, la nostra numero 10 al 2008, per il signor Giovanni, abbiamo anche la signora Luigia che ce l'ha richiesta, tutti i nostri grandi collezionisti di icone. Allora, è molto rara, questo volevo dirvi, oltre allo stato di conservazione e alla bellezza del soggetto, che ha anche questi santi laterali, che ha poi, vedete, questo modo di dipingere è molto molto netto, i panneggi tipico della grande pittura bizantineggiante che dalla notte dei tempi aveva caratterizzato questo linguaggio. Tra l'altro le icone sono realizzate con legno, che è esso stesso simbolico, rimanda naturalmente al legno della croce, che poi qui torna al centro con il nostro crocefisso. Ecco il Padre Eterno, ecco il pellicano che è simbolo cristiano, ma guardate anche il fascino di questa costruzione spaziale che si trova alle spalle di Maria col bambino. Qui sembra di ricordare addirittura Giotto, ma perché Giotto è il primo, come Vasari ci indica, a passare dalla maniera degli antichi, dei bizantini, ai moderni, a inserire la spazialità all'interno di quelle vedute di Assisi, di Arezzo, che si trovano nelle storie della Basilica Superiore di Assisi. 2.800 euro, signora Luigia, signor Giannino, attenzione perché ha molta richiesta. E al fianco, il fianco è quello dove le icone arrivavano, dove arrivavano da lontano i velieri carichi di preziose sete, di bellezze lontane che provenivano dall'Oriente. Stiamo parlando di Venezia, naturalmente, dove ci riporta la tavola, una delle novità di questa sera, attribuita a Polidoro veneziano, detto Polidoro da Lanciano, a 7.500 euro.
Ringraziamo il professor Fernando che ci ha dato delle indicazioni relative anche alle comparazioni con le opere pubblicate sul catalogo. È davvero evidentissima l'analogia con Le Madonne e col Bambino che vi abbiamo mostrato prima dalla regia, che torneremo appena Margherita si libererà al telefono dai collezionisti. Allora, torniamo all'opera del Sipario. Questo è un grande dipinto, io mi auguro che entri anche questo in collezione di amici che ci seguono da sempre, tutte le domeniche. Ars Antiqua non è soltanto una presenza televisiva, ve lo ricordo sempre, ma è anche una grande realtà quotidiana, tutti i giorni operativa, 7 giorni su 7, qui a Milano, nello showroom. 8 persone vi accoglieranno, tutti laureati in storia dell'arte, e in più abbiamo l'architetto che, qualora lo voleste, vi aiuterà a posizionare come nessun altro le opere all'interno delle vostre dimore, perché vivere l'arte vuol dire immergere il nostro spirito nella bellezza. Vi capiterà di andare nei musei, di chiudere i problemi della vita che tutti abbiamo fuori dalla porta, di quei percorsi all'interno della storia, all'interno della bellezza, dei racconti, dei pittori. Ugualmente garantito, portandovi a casa un'opera come questa, davanti al vostro letto, sopra le vostre spalle, avrete per tutta la vita una gioia enorme. Io l'ho provata crescendo tra le opere d'arte, davanti ai dipinti dei Cristi e delle Madonne, e vi dico, da piccolo forse non l'avevo capito, ma poi sboccerà, e questo accadrà anche per i vostri figli, nel futuro la passione più bella del mondo. Parlare di arte vuol dire parlare di spirito, vuol dire parlare di tecnica, vuol dire parlare di realizzazioni di maestri che hanno attraversato con le loro opere la nostra storia. Siamo un popolo, tra l'altro, cristiano, che deve trovare le proprie e deve tenere sempre ben presente le proprie radici. E un'opera come questa è il massimo della dolcezza, è il massimo della partecipazione emotiva, evocativa alla venerazione del bambino Gesù. Il bambinello che viene, vedete, dischiuso dinanzi agli occhi degli angeli che appaiono come creature umane che stanno partecipando con la loro musica allo svelamento della bellezza divina, in un gioco di luci eccezionali che nasce da questa fiaccola luminosa all'interno della lanterna. Guardate che bella questa immagine poetica. Questi bianchi naturalmente sono quelli della cornice che ha lasciato muovendosi, ma vedete, vanno via con un semplice dito. Ecco, questi sono i gigli. Allora, la lanterna, con un'attenzione massima anche ai dettagli, come vedete il gancio che la sostiene, poi i gigli bianchi che sono l'elemento simbolico alludente alla purezza di Maria. Guardate l'idea della luce che riverbera sui petali degli stessi, guardate la luce che illumina la morbidezza del manto blu, manto simbolico che allude al cielo, del quale Maria ne è la regina, Virgo Celis, che vedete connotare e arricchire cromaticamente l'opera. Per cui se il fondo è scuro, e qui siamo a Roma, per cui lo ripeto, Francesco Trevisani giunge da Venezia, dove tra l'altro si era formato all'interno della bottega di Antonio Zanchi, maestro noto come Tenebroso, che aveva recepito l'insegnamento del grande Luca Giordano nel 1653 nella città lagunare, capace di portare quel retaggio caravaggesco che aveva preso a Napoli e a Roma, certamente distillato con la cultura barocca fiorentina e romana dei suoi percorsi, ma che a Venezia ha portato poi quel tipo di linguaggio chiaroscurato, drammatico, che insieme per esempio a Carlotta Antonio Zanchi andrà a celebrare molto molto bene, unitamente al gusto tutto veneziano per il colore. E il gusto tutto veneziano per il colore torna nei blu, torna nei rossi, dei quali non si può omettere di segnalare alla vostra cortese attenzione la bellezza del rosso porpora, vedete, di questo tavolo, sul quale con attenzione il pittore pone la sacra scrittura, quasi fosse il compimento, la scena di ciò che il testo biblico evangelico andava preannunciando. Francesco Trevisani, per cui
coniuga la conoscenza della pittura Vania. Allora, allargami l'immagine, tutte le linee sono occupate, ma soltanto uno di voi avrà la gioia di poter godere per tutta la vita, lui, i propri figli, gli amici che andranno nella propria casa, questa pala che abbiamo presentato questa sera nel sipario, che davvero devo dire con grande orgoglio ho il piacere di descrivervi, e potrei farlo per ore perché è un quadro strepitoso. Abbiamo visto i modelli di riferimento del Louvre, della Gemalde Galleria di Dresda, della collezione fiorentina Matteini, delle derivazioni degli stessi, per cui è un'iconografia che ha un grande successo, un soggetto magnifico, lo ricordo. Il dipinto del Louvre pare essere stato donato dal cardinale Ottoboni al re di Francia Luigi XIV, per cui il Trevisani che andrete a visitare al Louvre percorrendo una lunga fila intorno alla piramide ed ingresso e osservando i capolavori della storia dell'arte di tutti i tempi, quel Trevisani andrà omaggiato dal cardinale Ottoboni al re di Francia, quindi non trafugato come tante opere che il buon estro di Napoleone aveva pensato di portare oltre Alpe. E devo dirvi di immaginare l'opera sul vostro capoletto, di immaginare il dipinto al centro del vostro salone. Tutte le nostre linee non stanno cessando di essere occupate da chi chiede le misure, da chi vuole conoscere la storia di questo dipinto straordinario che stiamo presentando in diretta questa sera. Ma guardate la resa, per esempio, delle dita di questo putto. Le mani sono uno degli elementi più difficili da eseguire e guardate l'abilità nel renderne l'anatomia. Guardate l'osservazione acuta dello scorrere della luce sui capelli dorati del putto in primo piano, che sta solfeggiando, che sta accompagnando con la propria mano, con le proprie note della voce, l'altro putto, del quale si vedono le ali naturalmente, che invece suona questo strumento, tra l'altro molto particolare, a fiato. E poi il più grandicello con un liuto straordinario, un liuto che abbiamo visto per esempio proprio in Caravaggio qualche decennio prima, accompagna in questo concertino celeste la raffigurazione dello svelamento da parte di una bellissima Maria Vergine che è sinuosa nel suo movimento, che è elegantissima nella posa di queste dita affusolate, colpite dalla luce. Guardate il gioco di luce che quasi a raggiera va a percorrerne e va a colmare il palmo della mano. Quadro per un attimo che voglio mostrarvi con la sola voce del pennello dell'artista. Allora, è un quadro che sta suscitando un interesse assoluto ai nostri collezionisti, con Margherita, la richiesta economica. Nel frattempo è stata prenotata dal signor Gianni l'icona, allora andiamo a suonare il campanellino per il nostro collezionista di Venezia. Complimenti, a 2.800 euro ha portato in collezione un'immagine molto affascinante di questo mondo di ori e di preziosi colori. Allora, complimenti, tra l'altro è del Lido di Venezia e le icone, lo sappiamo tutte, a Venezia hanno una grandissima tradizione. Vammi sul numero 9 per un attimo, Vania, intanto che rimuovo l'icona. Questa sera molte conferme, grazie naturalmente per la conferma, grazie per l'attenzione. D'altro canto ormai ci conoscete tutti, Ars Antiqua è una realtà nel mondo dell'arte italiana da 20 anni, a differenza, io passeggio un attimo così vi do anche l'opportunità di rivedere le opere, a differenza di tutti gli altri, noi siamo iscritti alla Federazione Italiana Mercanti d'Arte, chi vi parla è perito del Tribunale, nonché ha 2 lauree in storia dell'arte con voti assoluti e lode,
Chi vi parla e tutto il mio staff è nel mondo dell'arte per passione, non per lavoro, è meramente professionale, ma prima di tutto c'è stato lo studio e l'amore per l'arte. Avere l'onore di essere circondati da queste opere, per chi per anni è stato sui libri e le ha viste soltanto riprodotte, vi devo dire, è una soddisfazione enorme, per cui non è un lavoro, ma è una grande passione che quotidianamente vogliamo gestire e presentarvi scegliendo il meglio. Anzi, indichiamo a tutti di mandarci col Ravolessero Alienare le loro opere. Siamo sul più grande giornale italiano quotidiano quasi tutti i giorni, proprio per reclamizzare l'acquisto delle opere, che prima di voi siamo noi a scegliere. Questo è fondamentale. Ars Antiqua non è un programma generalista che presenta di tutto un po', siamo specializzati nell'antico, che viviamo ormai da 20 anni nel nostro grande showroom di Milano, per cui ci potete venire a trovare tutti i giorni che volete, nelle più grandi fiere italiane d'arte. Questa è un'altra garanzia, perché lì ci sono i vetting, ci sono i grandi studiosi che vengono a vedere le opere, per cui voi avete questa garanzia ulteriore. Vania, forse devi rispondere tu, perché abbiamo tutte le linee impegnate. Margherita ora tra l'altro è andata a prendere un dipinto in cavò, per cui abbiamo fatto questa operazione per un amico che vuole rivedere il quadro che nella Pasqua abbiamo presentato sotto l'attenta pulizia di Sabrina, che salutiamo, una matrimonio mistico di Santa Caterina veneziana che arriverà, quindi l'amico si prepari tra pochissimo, siamo andati a prenderlo nel cavò. Vi dicevo, Ars Antiqua è presente in tutte le grandi mostre italiane. Saremo ad Amarta, la mostra mercato degli antiquari milanesi, che dopo il grande successo della scorsa edizione tornerà quest'anno dal 7 al 12 di maggio. Vi aspettiamo, venite a prendere anche i biglietti in galleria, richiedeteceli, i più grandi galleristi italiani, e vedrete una mostra meravigliosa. Saremo lì, ma soprattutto vi aspettiamo anche in galleria, questa volta a partire dal 9, specificatamente il 9 ci sarà la grande inaugurazione della mostra che dedicheremo agli animali nell'arte. Un viaggio, pensate, dai reperti egizi fino al contemporaneo, che ci racconterà di cavalli, di cani, di animali esotici che venivano da luoghi lontani e che spesso gli artisti andavano immaginando con il loro pennello. Una serie di opere magnifiche, molti inediti, capolavori antichi, contemporanei, nelle varie sezioni nella quale la nostra mostra sarà divisa. Per chi verrà il giorno 9 maggio ci sarà un pacchetto completo, potrà visitare la mostra di Amarta, è circa 5 minuti in taxi dal nostro showroom, potrà presenziare alla inaugurazione della mostra, che faremo appunto nel pomeriggio intorno alle 18:30. Vania, forse è Margherita che ha bisogno di aprire le porte dal cavò per rientrare. E poi chi vorrà, il dottor Cristian Citterio, che sarà presente naturalmente in studio per l'inaugurazione e organizzerà una visita con la sua società d'arte Acropolis. Vania, risponda lei. È altro. Ah, ok, perfetto, è il marito di Margherita. Allora al marito di Margherita non diamo risposta. La sentirà poi dopo. Quindi con il dottor Citterio andremo a vedere quella stessa sera a Palazzo Reale la mostra dedicata agli animali, il meraviglioso mondo della natura, con una incredibile scenografica ripresa del Palazzo Lonato Verri e dei suoi dipinti. Ma proseguiamo in diretta. Questa sera c'è molta attenzione, ho visto, sul mondo delle sculture. Vorrei che anche gli amici che con consuetudine si avvicinano alle nostre opere non perdono l'opportunità di vedere magari di persona quest'altra terracotta, Madonna col bambino. Vania adesso ha in mano il dipinto, per cui non può entrare. Aspetta, faccio io, così mi vai sulla Madonna col bambino, perché è un'altra opera che vogliamo presentare con attenzione. Allora, intanto posizioniamo per l'amico il dipinto Santa Caterina, il matrimonio mistico. Allora, andiamo a rivedere il Trevisani, perché c'è moltissima attenzione sullo stesso. Con Margherita al telefono l'opportunità di conoscerne il prezzo, con Margherita l'opportunità di portarlo già da domani magari nella vostra collezione. Quadro capolavoro. Guardate la luce, guardate la morbidezza dei panneggi. Ma la cornice è molto
ben realizzata. Adesso io non vorrei far cadere il tutto. Io credo sia in stile, però dovrebbe essere in stile. Comunque è dorata, realizzata o dell'... no, forse dell'Ottocento, Margherita. Dovrebbe essere dell'Ottocento, del XIX secolo, perché vedo che ha la presenza anche di alcuni tarli e al triplo ordine. Tra l'altro un quadro sul quale non dovete spendere un euro. Io ho ben a conoscenza in me i costi dei restauri, per cui su questo dipinto avete l'opportunità poterlo confermare senza dover spendere alcun euro per il restauro, il che è molto importante, perché naturalmente un'opera di questa dimensione richiederebbe una accurata conservazione. Qui invece avete tutto telaio, opera, quadro magnifico che vorrei entrasse magari nella collezione di uno dei nostri più fedeli amici che ci stanno seguendo da tutta Italia. È la novità del sipario, l'abbiamo conosciuta attraverso la voce di Giuliano. Allora io adesso andrei... Allora, andiamo sul Trevisani, poi lo sistemiamo, visto che abbiamo un collezionista che lo sta osservando. Guardate, signori, questo gioco di putti. Cioè, solo questa parte vale il quadro. Ma la Madonna è ugualmente dolcissima. E il fondo, tra l'altro purtroppo riflette un po' il fondo, qui devo dire ha tutta un'architettura d'interno, perché è un'immagine sacra, ma è svolta all'interno di un palazzo nobiliare. E lo ricordo, Trevisani è il maestro prediletto dai Chigi, dal cardinale Ottoboni, che dona l'immagine speculare che qui presentiamo al re di Francia, Luigi XIV, ed ecco perché la stessa si trova al Louvre. Quadro, cosa posso dirvi d'altro? Da vedere in collezione? Anche da qui Vania, cioè, guarda, anche, parliamo di una superficie tridimensionale, è resa la tridimensionalità, l'idea di questa mano che esce e che disegna lo spazio attraverso la luce, modulata con grande delicatezza. Perfetto, allora Margherita, io direi di mostrare ora all'amico il dipinto che... Allora, dobbiamo chiamare un nuovo amico, allora andiamo sull'angelo prima, che bella quando la trasmissione la fate voi, che bello quando siete voi a richiedere le opere. Allora, qui siamo nel 600, Italia centrale, olio su tavola, un putto che richiama modelli anche in questo caso di Pulzone, quei verdi così lombardi, per un pittore che li conosceva, seppur operava nell'Italia centrale. La finitura dei capelli, le trasparenze del velo, guardate che addirittura lascia intravedere il corpo del nostro angioletto. È un dipinto che misura con la cornice 83x66, è molto dolce l'immagine del nostro tutto in volo, una raffinata trattazione anche qui della luce e delle scelte cromatiche, a 3.800 euro soltanto. A soltanto 3.800 euro che puoi pagare come desideri per osservare dal vero il verde acido del panneggio movimentato del putto, per conoscerne le pieghe rese attraverso la brillantezza della luce dorata di fondo, per conoscerne ogni singolo dettaglio. Siamo in un'immagine di fondo anche simbolica, in questo oro acceso, luminoso, che tra l'altro il pittore sembra voler legare in qualche modo attraverso la luce ai capelli dorati. Lo vedo anche questo molto bene, per esempio, in una cameretta. Questi sono doni anche per i regali. Noi abbiamo quest'anno realizzato alcune liste nozze, regalare a dei giovani sposi un'opera d'arte vuol dire dalle loro un omaggio unico, perché lo ripeto, tutto quello che state vedendo è unico al mondo. Non si tratta di opere riproducibili o riprodotte,
ma sono opere antiche, uniche. E l'unicità a dare loro il primo dei valori, naturalmente. Ecco perché il Leonardo della Christie's di 2 anni fa, di novembre, ha realizzato 450 milioni di euro, perché un compratore voleva quel Leonardo. E siccome non vi è nessuno status symbol che abbia l'unicità dell'arte, voi potete comprare lo yacht più bello del mondo, la macchina più costosa, ma queste saranno ripetibili e poi dopo qualche anno avranno perso quella loro unicità. Se mi comprate un Leonardo, un Raffaello, un Michelangelo con milioni di euro, se mi comprate un dipinto di Old Master d'altepoca di questa qualità, sarete gli unici ad avere in collezione al mondo quell'oggetto. Per cui regalare un dono pittorico, un arredo, questa sera degli arredi non abbiamo mai parlato, ma d'altro canto c'è così tanta richiesta sulla pittura che non voglio distrarvi, darà ai giovani sposi l'occasione di avere per sempre un omaggio che vi ricorderà e che arrederà le loro pareti. E qualora voi non abbiate intenzione di sposarvi, regalatelo per voi, fatevi un regalo. 3.800 euro lo puoi pagare in 12 mesi, sono 12, 24, 36, sono circa 300 euro al mese. Allora andiamo a vedere il dipinto che abbiamo portato dal Cavò, perché ce l'ha richiesto giocando in casa, dai nostri studi naturalmente possiamo anche soddisfare queste richieste, oggi siamo soltanto in tre, col direttore 4, ma naturalmente lo faremo sempre anche con l'architetto, spero si veda, sì si vede. Qualora l'amico lo volesse togliere dalla parete lo faremo. Allora, eccolo qua, è la nostra raffigurazione del matrimonio mistico di Santa Caterina a 3.000 euro, scuola veneta. Rimandi sono naturalmente ai maestri che hanno osservato Padovanino e che in quest'opera si ripresentano con grande capacità. Quindi la ricchezza cromatica, il capo ricoperto di perle che vediamo qui della Vergine, l'anello del bambino Gesù che sta per porre sul dito della giovane Caterina. Caterina è una regina, per cui ecco che ha sul capo naturalmente quella corona che allude al suo status regale. Di fronte il gruppo della Madonna col bambino, che vedete ha in queste colonne, una portante e l'altra in bilico, gli elementi caratteristici della sua origine veneta. A 3.000 euro, amici, tra l'altro è per un amico, per cui chissà mai che qualcun altro non lo vedesse in primis, perché domenica scorsa durante la Pasqua non era al nostro seguito e lo volesse confermare. A 3.000 euro, Madonna col bambino e Santa Caterina di scuola veneta, ecco, guardate, il paganesimo crollato dinanzi all'avvento del Redentore, un paganesimo del quale rimangono soltanto le colonne a terra, sulle quali addirittura cresce la vegetazione. Guardate questo brano di pittura, come è ben realizzato. Allora, la natura morta? Allora andiamo a vedere la natura morta di scuola romana, tra l'altro ha anche una traduzione a mio avviso calzante a Maximilian Pfeiffer, misura 62x78, siamo nel 600, i richiami sono naturalmente tutta la tradizione seicentesca, dal Navarra allo Spadino al Gobbo dei Carracci, per questa stesura pittorica pastosa e materica, vibrante nella resa della luce, una luce che vedete davvero scorre su questa foglia cartocciata che, come poco prima, il grande Michelangelo Merisi da Caravaggio aveva per primo iniziato a dipingere. Vedete, il passare del tempo ne determina l'accartocciamento. Vania, abbiamo l'altra linea, tutte le linee ora sono occupate, vai tu, questa è una gran bella natura morta di scuola romana, probabilmente attribuibile a Maximilian Pfeiffer, melone aperto e poi questi grappoli d'uva bianchi, questi grappoli d'uva nera e sullo sfondo, in una ormai dimensione temporale che ci porta al tramonto, appaiono dei monti. È un quadro in buono stato di conservazione, tra l'altro chi lo vedesse poi di persona ne potrà apprezzare i dettagli, come guardate queste goccioline di rugiada che scivolano sulle foglie. Foglie delle quali abbiamo già detto, è evidente l'appassimento proprio per evidenziare il passare del tempo. Guardate anche la polvere sui grappoli d'uva.
A questo punto, Margherita, direi è giunta l'ora della panoramica finale. Siete in molti a chiamarci, moltissime richieste sul dipinto Nel Sipario. Ora vi do, visto che il tempo corre velocissimo questa sera, l'opportunità di rivedere tutte le opere con Margherita e di conoscerne i prezzi. Vi ricordo, siamo in diretta sino alle 21, canale 126, 821 Sky, da tutto il mondo in streaming. Oggi abbiamo avuto molte visite anche di mercanti stranieri in tutto il mondo, www.arsantiquasrl.com. Io intanto ringrazio tutti coloro che hanno già confermato il Cristo in pietra serena, la bellissima terracotta con la Pietà, il dipinto straordinario di Moia con l'interno della grotta di Brembate, chi ha confermato quella Pietà lignea alle mie spalle favolosa del 400, l'icona poco fa. Per cui una grande trasmissione, attenzione, tutti pronti al telefono 02 29 52 90 57 con Margherita, che vi darà l'opportunità, così come in un grande menù di bellezza, di rivedere le nostre opere, opere che potete confermare con una semplice chiamata. Saremo noi gratuitamente a portarle a casa. Inutile che giriate il mondo perdendo la cosa più preziosa che abbiamo, il tempo, senza sapere cosa troverete. Siamo noi che facciamo questo lavoro con grande passione quotidianamente, scegliendo il meglio da portare nelle vostre case, nelle vostre raccolte, nel vostro patrimonio familiare. Un patrimonio non solo di materia, ma un matrimonio, ma un patrimonio soprattutto di spirito e di bellezza. Abbiamo visto, abbiamo viaggiato nel mondo della natura morta floreale, ecco l'amico ci chiedeva prima Roma, qui siamo invece in Piemonte con la Gilli, una pittrice di tocco rococò molto dolce, che riprende modelli anche alla francese con queste due deliziosissime nature in posa floreali che stiamo presentando. Al numero 1, misurano 37x46, 5.500 euro è la richiesta per colei che è presente anche al Palazzo Reale di Torino o alla Palazzina di Stupinigi, questa magnifica residenza di Sabauda, dove tra l'altro è in corso la mostra dedicata ai cani. Siamo in diretta, allora Margherita, bentornata davanti al nostro dipinto della Maddalena Penitente, non che Maddalena Penitente sia un riferimento a nostra Margherita, anche se ha questo bel vestito oggi floreale, sono floreale. Primaverile, allora una bella panoramica perché moltissima grazie. Attenzione su tutte le opere, grazie. Grazie Federico, avevo talmente tanto desiderio di entrare in trasmissione che sono passata proprio di fronte alla telecamera, insomma... Un tuffo praticamente nel vostro salotto. Ben ritrovati, una trasmissione partecipata da tutti voi, una trasmissione animatissima. Complimenti a tutti coloro che hanno riservato un'opera. Riservare l'opera non significa ovviamente procedere con l'acquisto, ma è una visione che vi riservate dal vero, in modo da permettervi di cogliere appieno la bellezza e la qualità delle nostre opere. L'Anna Caterina Gili, siamo nella prima metà del XVIII secolo, la richiesta è 5.500 euro per la coppia di tele, una dimensione davvero da gioiellino perché 37,5 x 46,5 per con la cornice, 5.500 euro la coppia. E poi andiamo da Michele Cascella, 1933, è datato, locato Roma ovviamente, perché questa è una inusualissima veduta della piazza San Pietro a Roma. È presa infatti dalla parte destra, dando le spalle alla facciata della basilica, e vediamo il colonnato, vediamo in primissimo piano la grande e trionfale scultura, l'obelisco al centro e ancora il fatto che non esistesse la via del corso. Chissà se ho detto la via giusta, non mi ricordo più, a quest'ora ho un po' di confusione mentale a furia di rispondere alle varie telefonate. Pasqua dell'anno santo 1933, dicevo Michele Cascella,
un dipinto su tavola dalle dimensioni davvero ragguardevoli, perché con la cornice arriviamo a 101 cm per 134 e la richiesta è di 16.000 euro per il Cascella, 16.000. Il comò, tre cassetti, una misuretta davvero da bomboniera, mosso e contromosso, Luigi 15, 1900 euro. La Venere invece italica, una richiesta di 6.500 euro in marmo, siamo oltre il metro, una scultura scenografica. Sono certa che tanti di voi la stanno magari immaginando in una qualche sala da bagno molto elegante, in un ingresso di un corridoio, in una nicchia illuminata da un bel faretto. 6.500 euro in marmo. Passiamo poi alla Maddalena. Questa Maddalena ha una storia interessantissima. Ha una dimensione anche in questo caso ragguardevole, perché siamo sui 130 cm della tela in altezza per 96 in larghezza. 4.500 euro la richiesta. Guardate che meraviglia è il ricamo di questo panno, questo pizzo. E poi la bellezza di questi capelli che ricadono morbidi di un colore rossastro sulle spalle della santa. 4.500 euro, 4.500. Mentre al numero 4 andiamo a incontrare un grande maestro napoletano. Parlo di Alessio De Marchis, pittore attivo nella prima metà del Settecento e grande maestro degli incendi. Suo soggetto prediletto, tra l'altro. Guardate che forza e che impeto ha questo fuoco che si sta mangiando questa architettura ormai diroccata. 6.000 euro è la richiesta. L'emblemaker invece, pittore fiammingo, lo vediamo impegnato in questo caso in un interno di taverna, animata anche questa tela da innumerevoli personaggi intenti in svariate azioni, simpaticissimi i due avventori armati di strumenti, il personaggio che apre la porta e al centro questa figura maschile ritratta di spalle con le braccia aperte e il calice alzato appena riempito dalla brocca dell'altro personaggio che la trattiene ancora con la destra. Bambini, animazione, sgabelli rivoltati in terra, verdure, un momento di cucina a fuoco vivo. La richiesta per questo interno è di 7.000 euro. 7.000. Vania, inquadrami accanto per mostrare la dimensione realistica tra la mia figura e il dipinto, perché è davvero un dipinto entusiasmante, è un dipinto entusiasmante. La cassapanca invece è proposta a 2.800 euro, 17 secolo in noce. Il putto, questo angioletto in preghiera all'interno di un soave ovale, in un alto dei cieli un riverbero dorato di una luce divina. Un angelo che potrebbe andare a proteggere, chissà, i sogni di un nuovo nato, un bel regalo potrebbe essere per un battesimo, per una nascita. La richiesta per questo dipinto di scuola toscana del XVII secolo è di 3.800 euro, 3.800. Col numero 7 invece San Giovanni Evangelista lo vediamo ritratto in un pannello ligneo policromo intagliato, 31 per 55 è la misura e il prezzo è di 1.900 euro, 1.900. La terracotta invece di area emiliana, qui vediamo uno splendido gioco di sguardi tra la Vergine e il bambino e una posa anche sostenuta con il ginocchio e la gamba sinistra della Vergine invece avanzata. La richiesta è di 3.800 euro, 3.800. Con il numero 8 invece ci spostiamo sempre nel mondo della scultura lignea con questo rilievo in noce intagliato raffigurante
l'episodio evangelico dell'orazione nell'orto. Siamo nel XVII secolo e la richiesta economica è di 1.300 euro, 1.003. Il numero 9 invece vede protagonista nuovamente la pittura veneta, la grande pittura veneta, in questo caso da riferire a Polidoro da Lanciano, Polidoro de Renzi, detto Polidoro da Lanciano. Siamo nella prima metà del Cinquecento, attenzione, attenzionissima, la fessura della tavola e questa piccola caduta le sistemeremo noi, assolutamente, il dipinto a casa vostra arriva nelle condizioni più perfette che possiate immaginare. A carico nostro 7.500 euro è la richiesta, una tavola della prima metà del Cinquecento da riferire alla grande produzione di Polidoro da Lanciano, Polidoro de Renzi, detto Polidoro da Lanciano, pittore che vede nella cultura veneta, nei grandi interpreti della pittura veneta, il suo stile, che qui vediamo ben esemplificato in questa vergine con il bambino tra le braccia che si protende verso un San Giovannino accompagnati da San Giuseppe inseriti in questo paesaggio. 7.500, non lasciatevela sfuggire, siate i primi a prenotarla e riservatevi l'opportunità di vedere una tavola sulla vostra parete della prima metà del Cinquecento. La coppia invece di sculture e lignee, siamo sui 40 centimetri d'altezza, anche qui abbiamo una Sacra Famiglia composta dalle due figure della Vergine e del Bambino in un'unica struttura e il San Giuseppe a fianco, 2.800 euro, 2.800, guardate che meraviglia. E poi questo comò che vi presentiamo questa sera, siamo a metà dell'Ottocento, del XIX secolo, mosso contromosso dal fianco al fronte, una forma sinuosa che va poi a riprendere anche l'alzato delle gambe così finemente modellate, un intarsio e una struttura completamente decorata dalla giusta posizione delle diverse essenze lignee che vanno a creare dei giochi di ebanisteria, dei giochi di colore date dalle diverse essenze lignee. Guardate anche che meraviglia il fronte dei cassetti così ornati a losanghe partite in quattro parti. Ricordo la richiesta economica che è di 2.400 euro, 2.400. L'altezza è di 95 centimetri, vi do anche tutte le misure, 95 centimetri è l'altezza. Nel punto più largo, che è quello della parte retrostante, abbiamo una misura di 131 centimetri e una profondità di 63 centimetri. Quindi abbiamo una misura di 95 per 131 per 63, 2.400 euro, 2.400. Se andate nei mobilifici che producono i mobili nuovi, che li producono, non trovate la medesima struttura, la medesima solidità, la medesima bellezza, cura e utilizzo di materiali pregiati, ma probabilmente vi chiederanno molti, molti, molti più soldi. Ricordo ancora, quando stavo ristrutturando la casa e per un mobile bagno mi hanno chiesto una cifra che sono andata lunga per terra. Sono quasi svenuto, ho avuto un mancamento per la richiesta che mi hanno fatto. E lì ho detto, ma in maniera totalmente, prendetela con le pinze, ho detto mi conviene quasi prendere un mobile antico, farci un buco al centro e montarci un lavello. Mi conviene prendere un mobile antico, perlomeno so che starà in piedi per altri 200 anni. Poi
non andrò mai a bucare un mobile antico per incassarci un lavello, ma pensate alla bontà della richiesta che vi facciamo. 2.400 euro, è di un'eleganza sopraffina. Ma a proposito di eleganza, Vania, questo tavolino è quello che cercano tutti, perché non venitemi a dire no, a me non serve un tavolino così. Vi do le misure innanzitutto, perché è alto 76 centimetri, è largo 75, profondo 54, ha un bel piano in marmo che nasce con lui, guardate come segue perfettamente la struttura dell'alzato, ha una bellezza che voi quando entrate in casa, che non sapete mai dove piazzare le chiavi, almeno io mi immedesimo, di che cosa ho bisogno io? Quando entro in casa ho un ingresso un po' sciocco, non so mai dove mettere le chiavi, l'ho lì in mano con la borsa e non so dove posizionarle. Qui avete un mobiletto, avete un tavolino che impreziosisce in primis un ingresso, gli dà un tocco di classe e in più vi fa un servizio, perché voi entrate, appoggiate le chiavi, a parte queste... voi entrate e tic, guardate com'è l'altezza, è perfetto. Se poi invece avete dei bambini, lo potete usare anche come piccola scrivania per un piccolo principe. E la richiesta è da... So che prima ho avuto io lo svenimento perché mi hanno chiesto una cosa incredibile per il mobile bagno e ora farò svenire voi, ma in maniera positiva, per il prezzo di questo tavolino, che è di 900 euro. Ma andiamo davanti a questo dipinto della bottega del Trevisani. Vi sta facendo sognare, lo so. Manca 20 minuti, ma mamma mia come corre il tempo con voi. Corre, scorre. Trevisani, qui abbiamo un dipinto dove non abbiamo una coppia pedissequa, ma abbiamo un'interpretazione. Ma guardate quanto è geniale in questo punto. È geniale l'aver coperto la fiamma con un bocciolo di giglio. È narrativo questo gesto della Vergine che copre lievemente il bambino, creando un po' di buio per non svegliarlo con la luce della candela. Bambino che poggia la mano sul melograno, quindi sottolineo quanto è colto questo dipinto. Proseguiamo, Vania, perché manca pochissimo tempo e i nostri collezionisti devono avere l'opportunità di vedere, soprattutto per chi magari nel pomeriggio era a spasso a godersi questo meraviglioso sole d'inizio di primavera e adesso giustamente vuole avere un po' un riassunto di tutta la puntata. Il numero 12 con il Benedetti è un naturamortista che pone molto spesso nelle sue opere una firma inconfondibile, che è questo limone la cui buccia è stata tolta ma mantenuta attaccata e che si torce verso il basso, creando un'ulteriore profondità, un ulteriore gioco spaziale nella composizione. Il Benedetti è proposto, mi sono dimenticata della natura morta della Volò, dopo la riprendiamo, riparliamo della natura morta del Benedetti. Siamo nella prima metà del 600, prima metà del XVII secolo, 10.000 euro. Beccaria in bronzo invece è alto 49 centimetri e la richiesta è di 900 euro il Beccaria in bronzo. L'Aquila bicipite invece in legno ha una richiesta di 1.500 euro. Il matrimonio mistico che sono andata a recuperare con una storia molto avventurosa poco fa, perché sono andata nel cavò personalmente, guardate la dimensione, a momenti entro nel dipinto, nel trasportarlo, però
ce l'abbiamo fatta. E per questo sfruttate l'occasione anche per chiederci dipinti che non ci sono in trasmissione, li avete visti sul sito. Chiamate 0229 529057 o mandate, ecco, salvate anche il numero di cellulare che abbiamo aggiunto nella trasmissione di questa sera. Lì potete o chiamarci oppure anche messaggiarci con WhatsApp, perché se salvate il 366 468 0856, il cellulare che vedete con di fianco il simbolino di WhatsApp, salvate il numero e potete anche contattarci direttamente con dei messaggini. Matrimonio mistico, Scuola Veneta, è il dipinto che abbiamo pulito la scorsa domenica con Sabrina, mentre il baule, 2.800 euro, è un arredo che fa sognare, perché io immagino i viaggi che ha percorso, i viaggi che ha vissuto questo baule, le cose che ha visto, se i mobili antichi potessero parlare, raccontarci le avventure. Questo è un baule da viaggio, è un rover di una solidità incredibile, decorato da queste fasce in ferro battuto. 2.800 euro. 2008. E poi al numero 14 abbiamo questa bella natura morta. Prima ho parlato con una signora che era interessata, si era collegata da poco. Guardi questa natura morta. Qui abbiamo la zucca tagliata, le uve che si vanno a confondere tra quelle chiare, quelle scure, i pampini che vanno a decorare ulteriormente questa composizione. Siamo a Roma nel XVII secolo e la richiesta è di 4.800 euro. 4.800. Vania, per favore, torniamo un secondo sul matrimonio mistico, eccolo qui. Allora, Federico, andiamo a inquadrare questa composizione. È davvero maestoso come dipinto per la dimensione. Ed è davvero, davvero interessante. Vania, mi sa che devi andare a rispondere perché abbiamo una doppia telefonata in contemporanea. Qui abbiamo la Scuola Veneta con una composizione che vede l'episodio del matrimonio mistico di Santa Caterina. Il bambino sta per porre all'annulare della santa l'anello, simbolo di questo matrimonio cosiddetto mistico della santa. La santa, guardatela, è una regina, è una... Guardi, che controlliamo. Mi sembra vecchia, ma... Il telaio è stato sostituito, la cornice è vecchia. È antica. Però non dire... Devo rivedere. È che io a intrufolarmi dietro faccio un po' fatica. Allora, matrimonio mistico. Ah, Conte, mi scusi, non avevo capito. Matrimonio mistico. Sento Federico che è in conferma o no? Si sta anche un po' spegnendo la nostra televisione. Si è spenta, oscurata completamente. Allora, Vania, io direi di proseguire ancora un attimo, perché qui abbiamo una... Bene, Vania, andiamo. Due. Oh, dalla regia, ma come sono contenta quando vi vedo così reattivi. Il Beccaria era impossibile a questa cifra non confermarlo, quindi due pollici in su, non uno, due pollici in su per chi ha confermato il Beccaria, e altrettanti pollici, non ne ho altri, posso farne solo due, però c'è tutto lo studio che alza i pollici anche per quest'altra conferma del matrimonio mistico. Complimenti, reattivi e attenti fino alla fine, perché Ars Antiqua vi propone e vi accompagna in tutta la domenica pomeriggio con delle proposte. Okay.
che cambiano anche durante la trasmissione, perché qui avete avuto la prontezza di confermare il dipinto di Federico Moia. E allora suono il campanellino, perché prima avevo bisogno della conferma. Campanellino che non trovo più, campanellino che ho trovato, eccolo qui. Oggi tra l'altro vi svelo un segreto, è la prima volta da quando ho rotto il mio piede che rimetto i tacchi. E li sto sopportando bene, quindi evviva anche questo. Allora, complimenti. Complimenti per questa conferma e andiamo anche dal Beccaria. E anche l'Aquila confermiamo? Lignea, assolutamente, complimenti. Uno squillino per il Beccaria e vi giro la scultura. L'Aquila, l'ho detto un secondo fa, ma 1.500 euro, 1.500, è del 600, amici, ma guardate il lavoro dell'intaglio, guardate, questa è una signora scultura, con lo stemma al centro, bicipite, complimentissimi, squilliamo, vi voglio reattivissimi in questo modo. Qua in conferma ci manca il Benedetti e poi finiamo. Forziere Vania, il forziere in rovere, 2.800 euro. Ci manca che io adesso salti fuori dal baule, scusatemi, perché ha una dimensione incredibile. Vi do subito le misure, che sono 72 centimetri in altezza per 120 in larghezze, 60 centimetri in profondità. Un forziere simile ha delle storie da raccontare, un forziere simile ha delle avventure. Mi immagino i viaggi che ha percorso, ma guardate il dettaglio in questo punto. Vania, che cosa, su dove dobbiamo andare? Dimmi, non lo sai. Allora, abbiate pazienza, ma nell'ultimo momento della trasmissione, adesso vediamo se riesco a farmi del male oppure, ma guardate come sono diventata forzuta, non è vero, ho le rotelle sotto, quindi sono agilissima. Comunque è un baule questo che ha una storia da raccontare, è un baule che ha un mondo da condividere e ha un baule che ha anche una bella funzione, secondo me, contenitiva. Perché guardate, io sono dietro, ci entro anche io tranquillamente, probabilmente. Ogni tanto il Francesco, che questa sera non c'è, non è con noi, mi minaccia, ma anche Federico, che se non la smetto, a volte di essere un po' noiosa, di mettermi nel baule, ed effettivamente alcune volte ho proprio rischiato. Ma a parte gli scherzi, è un arredo di quelli. Vania, devi andare. Resta inquadrarmi questo baule, perché è del 600. È del 600, del 17° secolo. Rovere. Ferro battuto. Lo vedete? Manca poco. Avanti. Vania, proseguiamo. Questo lo sistemiamo dopo. Prima di tirarmelo su un piede. La natura morta, invece, al numero 14, scuola romana del 18° secolo. Le misure del forziere sono 72 per 120 per 60. Quindi una dimensione. Torniamo ancora un attimo dal baule, Vania, per favore. Qui abbiamo le maniglie. Scusa Vania, perché posso anche girartelo effettivamente. Il baule non può rimanere qua. Non può rimanere qua, perché siete troppo bravi.
Numero 14, La natura morta, zucca e uva, 50 per 65, la dimensione con la cornice, 4.800 euro la richiesta. 4.800. La scuola invece, no, la scuola un... Il Nogari, questo è un dipinto di Giuseppe Nogari. Questo è un dipinto di Giuseppe Nogari, guardate la pelliccia, guardate il pizzo, guardate il volto della donna. Questo sguardo quasi acquoso, probabilmente con un po' di cataratta, un velo sugli occhi. La richiesta, ricordo, di 5.500. Velocissimi perché mancano 5, solo 5 minuti. Mercato di Porta Capuana, 2.800 euro, è firmato da Tietz, 1919, e riprende l'esempio del Migliaro, 2008. Tempio di Atene di Era Pestum, 2.009 la ribalta, le colonnacce, quindi siamo a Roma con il foro di Nerva, un acquerello su carta, 2.800 euro, la pietra è prenotata ovviamente, la scultura del signor Giuseppe, al numero 20 invece una delicatissima Madonna con il bambino, 1.800 euro, siamo nel XVIII secolo, siamo nel 700, 1.800. La coppia di paesaggi, 3.800 euro, 3.800, non ci credevo neanch'io, la Reggia di Colorno invece 2.400, 4.200 la coppia di candelieri, 4.200, sono di un'eleganza, sono andata a Monaco durante le vacanze di Pasqua, ho visto alla residence delle, vi manderò le foto se domenica prossima in diretta, di simili candelabri alla residence, quindi se i grandi monarchi, se i re, se le regine, se i principi avevano simili candelieri, non vedo perché voi dobbiate privarvi di una simile possibilità. Federico, pochissimo tempo. Complimenti, è stata veramente Grazie. Bravissima la nostra Margherita, confermato a nastro, devo dire c'erano tutti i telefoni che scoppiavano, avevamo il fuoco sulle mani. Complimenti, bravissimi, molti amici da chiamare, un'altra conferma per il Moia in seconda battuta. Benissimo, l'amico benissimo. Sul forziere sta prendendo le misure, per cui mi complimenti. Mi raccomando, non perdete il forziere. Forziere unico del 600 in rovere e ferro. Allora, prima di mettere Margherita nel forziere, la salutiamo e la ringraziamo. Grazie, domani mattina mi alzo. La lasciamo qui per stasera, così si prepara ad essere puntuale domani mattina. Puntualissima. Dovremo domani aprirle la porta del forziere alle 9:30. Dalle allora, 9 domani mattina siamo noi ancora siamo presenti. Aperti. Io arrivo verso le 9:30 perché è libera. Va bene. A Marta, la mostra sugli animali, l'inaugurazione, vado tutto. A rispondere. Allora, manca pochissimo. Siete in molti che state pensando di portare in casa la bellissima opera di Francesco Trevisani. All'interno del nostro sipario, il coro degli angeli, non perdetela perché poi succede come col Moia che arrivate tardi. Signori, è l'opera del sipario, è un quadro magnifico di luce, di poesia, di amore. Abbiamo fatto vedere i riferimenti dalla regia nei modelli che ci sono al Louvre, a Dresda, nella collezione Matteucci di Firenze. La Vergine svela dinanzi al coro degli angeli il bambin Gesù con la mela del peccato originale, la croce simbolo della redenzione. Guardate queste pagine aperte sulle quali il maestro, che era originario di Capodistria, si era formato presso Antonio Zanchi ed era stato uno dei grandi cantori del rococò romano. Come cantori sono questi due putti in primo piano e questo giovane angelo con il liuto che partecipa in un concertino tutto romano di un pittore che era amato dai grandi cardinali, dal cardinal Chigi, dal grande Ottoboni, che ha regalato poi al re di Francia, al re Sole Luigi XIV, il dipinto analogo che si trova al Louvre. In controparte, i fiori simbolici dinanzi a questa lanterna che si accende, ad accendere anche simbolicamente la dolcezza di questa raffigurazione. Signori, con Margherita al telefono avete ancora pochissimi minuti, l'opera misura 134 la base per 182,
per portare questa grande opera in collezione. Mandiamo anche la voce di Giuliano, che abbiamo ancora 5 minuti, perché come sempre il nostro attore ci porta all'interno della raffigurazione di questa immagine sacra di grandissima dolcezza. Giuliano da Gubbio, dalla regia. I cieli fermarono la loro armonia, cantando Maria una soave melodia a Gesù. Con voce divina la Vergine bella, più vaga che stella, contempla il bambino dormiente. Le guance di rose, le labbra, un bocciolo e le mani. Gemme chiuse, ancora timide, così fragile, addormentato, così caldo sul suo cuore in subbuglio. La madre adagia il manto dei cieli, donando al volto divino un bacio. Il figlio e la madre, la rosa col giglio, il frutto col fiore. Allora, molto bene, grazie. Grazie anche a un amante dell'arte che è venuto a trovarci qui nello studio. E mancano pochissimo, è stata una grande, grande trasmissione, avete chiamato da tutta Italia, domani sono sicuro ci saranno ancora amici che chiameranno. Siamo passati dai fiori della bottega di Margherita Caffi a questo quadro veneziano, qui siamo vicino a Polidoro, Veneto, detto Polidoro da Lanciano, un quadro da sistemare uscito dalla collezione a 7.500 euro, siamo nel 500, è un quadro che non devi perdere. Vendere, acquistare, vivere di arte vuol dire essere nel fiume delle emozioni, nel movimento della vita. Siamo passati nei secoli attraverso scene di genere, angeli, terracotte, sculture lignee, arredi, incendi come questo di De Marchis che ci riporta alla pittura di paesaggio, la Maddalena penitente del Cinquecento, un Cascella straordinario esposto alla Biennale di Venezia, la Venere che ho visto in coppia al Palazzo Yusupov a San Pietroburgo, modello della Venere italica che Canova realizzò quando la Venere Medicea fu trafugata da Napoleone, che portò al Louvre un'immagine di una bellezza sopraffina. Ne abbiamo parlato poco, ma ogni qualvolta pongo le mie mani sulla morbidezza di queste membra, di questa Venere, che dall'antichità, con tutta la sua proporzione fino all'interpretazione di Canova che ne porta la natura e l'emozione, è una delle immagini più belle delle Venere pudiche. È stata una grande trasmissione che abbiamo avuto il piacere, e salutiamo anche il Conte Spauro, al quale va un abbraccio, e speriamo che appunto venga a casa presto e si ristabilisca, saremo da lui tra poco. Allora, grazie a tutti, Margherita Vagna, una buona domenica a tutti, ci vediamo la prossima settimana puntuali alle 17. Grazie a tutti.